Chi è in ufficio? C'è sto tizio. Di nome? Non lo so, controlla. Buonasera a tutti, sono tornati qui in live. Perché la devi aprire? Perfetto, ragazzi, io mi sposto di sopra in Bravo 5, quindi voi in Bravo 1. Sei entrato nel canale. Perfetto, sì, siamo tutti di nuovo qui. Tornati in live. Aspettiamo Cassandra. Ecco, vieni, seguimi, guarda qua. Oddio, qui vedi i coni e le Oddio, barriere? hai fatto benissimo, sì. Ok, andiamo avanti. Qui li vedi? Sì. Perfetto, andiamo avanti. L'ultimo. Da qui la gente entra. Da qua entrano qui dentro, entrano. Allora, sai che dobbiamo fare? Però sistemare questo un attimo. Sono un po' bruttini così, polizia barriere. Coni. Mia idea è quella di... È quella di... Lasciare qui la pattuglia. Vieni con me in Oddio mio, centrale. non riesco a toglierli un attimo. No, aspetta, Ok. no. Non avrebbe senso. Vedi, così poi la gente entra qui dentro e messa le barriere ora perché... Per non far entrare nessuno, ma posso anche togliere, insomma. Allora, Winston. Sì. Allora, lasciamo la mia moto qua. Sì. Andiamo con la tua volante in centrale. Ok, partiamo nel pool, porti in elicottero. Prendiamo due elicotteri. Ok, ma io non posso tenere fuori la macchina, l'elicottero sulla mia volante. Appunto. Cioè, lascio la mia moto qui, così la usiamo per Ma tornare. neanche tu puoi tirare fuori l'elicottero se la moto Io fuori. sì. E No, se la moto fuori no, non puoi. questa... Neanche con la moto fuori. Non è che sei privata, puoi fare un veicolo solo alla volta. Cazzo. Vabbè, ma ce li faremmo tirare fuori dai tizi lì, Vabbè, infatti. Oppure ce le andiamo a sì. prendere mentre loro partono con gli aerei, andiamo su gli elicotteri. Andiamo in Sì, centrale, poi sì. partiamo l'elicottero. A posto. Va buono. Comunque, avevo chiesto ad Ambrogio. Gli ho chiesto, ci puoi fornire direttamente questa volta un pulmino, magari per fare una vetta qui fino all'aeroporto, nell'hangar? E io, sì, certo. E quindi avremo il nostro pulmino. Il pulmino, sì, perfetto. Uno tipo quello di dietro, vedi, uno così piccolo. Ah, bello. Sì, perfetto. Adesso vado a vedere le... Ah, poi c'è un'altra entrata, vieni anche a vedere l'altra. Queste qui. Così non entra Hai nessuno. fatto tutto bene. Insieme Cioè, hai alle altre due fatto colleghe. benissimo. Perfetto, andiamo. Adesso torniamo in centrale. Andiamo a vedere le selezioni. Magari andiamo a vedere le selezioni. Così è aperto anche il Sinai, Ambrogio e l'altro.
Dio mio. Non vedo più un cazzo, non vedo. In fila? No. Perché sono veloce che mi hanno fatto tornare in fila, visto? Gli ho detto che il mio nome, mi ha detto puoi già andare. Ambrogio? Sì? Ma rieccola. Abbiamo sistemato sì? Tutto l'aeroporto, signori. Complimenti. Chi sono i due partecipanti? Matthew McMahon e Brandon Rivera. Sono due agenti di polizia che erano lì. Perfetto. Ok. Uno ha già partecipato ieri. Sì. Ma l'ha capito quello che era un giro? Infatti è questo che stavo chiedendo. Ma porca puttana. Facciamo così. Questo non lo prendo a prescindere. E niente. Aspetta, vecchio, c'è è esigente, Ambrogio. Si fermi. Ha finito la benzina? No, lei non ha capito un cazzo, no. Era un giro. Ah, Ups. No, mi dia a lui piace ora, una volta che c'è una macchina sotto al culo. Si scenda però. Un classico, quelli che non ascoltano. Vada. Se se esce nella lista, si veste a modo. Ok. Signore, per che ora è che ci sarà tutta questa cosa qui? Mezzanotte. Madonna. Ha avvertito le persone che sarà dopo mezzanotte. Non mi interessa. Va bene. Signore? Salve. E c'è per mezzanotte? Certamente. Allora visto, signorina. Ma non so tanto che la gente lì ci sia. Vabbè, se mancheranno piloti, c'è easy proprio. Dai, salga in macchina. Ma io sono arrivato terzo ieri, è necessario fare la prova. Ovvio. Beh, facciamo un giro. Ciao Shark, sì, terzo, perché? Sì, perché tutti gli altri sono stati eliminati. Non è proprio così, però ok. Allora, velocissimo nel rettilineo, non voglio vederla frenare se non in curva, via. Un giro. Che dice, signorina? Che dice? Che dico? Sono tanti in coda. Porca puttana, sì. E ne arrivano altri, vedo. Mi voleva investire, forse? Ovviamente no. Scenda. Fa riderissimo, Zeno. Ecco lei. Oddio, quanta roba che c'è. Vada pure, se compare grazie in vista mille. Si veste a modo. Perfetto, grazie mille. Eccomi! Buona serata. Buonasera! Ah, il barbone. Salve. Salve. Salga pure in macchina. Sì. Lei è gareggiato? Sì, sono arrivato nella top 3. Sicuro? Eh sì, come non sa perché è arrivato secondo?
No, non sono arrivato. Perché, gli... perché cosa è arrivato, scusa? E nella top 3 sono stato squalificato per aver tagliato una curva. Ma come immaginava? I soliti. Ma come i soliti? Allora, giro velocissimo. Non rallenti il rettilineo se non in curva. Va bene, via. Vado? Via, via, via. Com'è guidabile quella macchina? Si guida bene? Sì, sì. Ottimo. Mica male. Bene. Documento. Prego. Può andare, se compare in lista si veste a modo. Eh sì, da pilota come ieri. È ovvio. Sono spariti tutti? Prego, no, no, sono tutti là solo. Ciao Emily, arrivederci. So che sono proprio compatti. Vai Mike. Vabbè. Mike. Vabbè. Vabbè. Macchina. Ciao Emily. Anzi, si fermi un attimo. Perché ho un presentimento. Sì. Che... Oh mio Dio, ho voluto presentimento. Anche ieri, quando era così. E Nacho, cazzo. Eccolo. Oh mio Dio. Non quittate, ragazzi, non slogate. Tutto. Non sloggate, non sloggate. Leggete la chat. Esatto, legge la chat. Se il gioco si ferma, aspettate 2 minuti. Signori, mi sentite? Ah, io ci sono. Tornato. Sì, tornato. Sì, tornato. Ambrogio lui, ancora no. Lui c'è, Ambrogio? Ambrogio no. Ambrogio è lento, ho lasciato. Ambrogio è sempre. Ambrogio. Posso salire lo stesso intanto? Sì, lo segue il braccio, lo vede, a posto, salga in macchina e faccia un giro. Ambrogio? Okay. Eccomi. Entri, un giro veloce, non la voglio vedere frenare. Ambrogio un po'. Sì, ora lei. Ambrogio mi sa che. Lei ha organizzato queste gare, l'ha organizzata. Cosa? Bisogna rimetterti le pile, Ambrogio. Bisogna rinfilarle. Puoi chiedere che a eleganza. Lei. Signore, lei ha un compito. Guardare quello che c'era in macchina. Successo, signorina? Che eleganza, stavo dicendo. Ah, oh, grazie, grazie. Ma lei è quello che organizza tutto, quello che mette i soldi, finanzia le auto? Fermo, puttana. No, non quello che mette i soldi, ma che organizza tutto, sì. Ah, ok. E chi mette i soldi? Salve. Una ditta estera. Ah, ok. Salve. Ciao, Veronica. Ti sei dopo mezzanotte? Sì. Perché sarà dopo mezzanotte sta gara. Sì, sì, sì. Mike, ci sei dopo mezzanotte tu? Sì. Bene, perché sarà dopo mezzanotte la gara. Ok, bocca al lupo Veronica, eh? Crepi. Veronica, di... c'è dopo mezzanotte? Sì. Sicura? Sì. E dopo luna? Sì. Sicura? Anche dopo la tua. Che signora. Allora deve fare un giro velocissimo. Ok. E nel rettilineo non voglio vedere frenate se non per entrare nella curva. Ok. Via. Un giro. Corri. Via. Su. Su. Accelera. Sì, pronto, Cassandra, dimmi. Ok, aspetto. Vabbè, mi richiamerà. Prego. Bene, può andare. Se compare in lista si veste a modo. E non faccio come l'unica donna di ieri, squalificata al primo turno. Ce la metterò tutta. Brava Veronica, bocca al lupo. Adeguatamente. Buonasera, buonasera. Ecco, lui è uno dei miei colleghi che ho detto. Ah, lui è? McMahon, buonasera, sì. Buonasera, signore.
Va bene, salga in macchina. Grazie. Che problema c'è, scusi? Sì, però se siete fuori servizio, evidentemente non portate i più potenti proiettili. No, no, ovvio, ovvio. Ora si è visto così perché era in servizio, quindi giusto di fretta non è avuto. La rettilineo deve andare alla massima velocità e non voglio vederla frenare se non per entrare in curva. Perfetto. Un giro solo, via. Buonasera. Ma ci vuole cioè, i suoi colleghi sono un po'... Ah, ecco, ho fatto ritomarci. Ci voleva tanto a fermarsi qui prima? Ma sa, quando mi hanno sempre insegnato quando bisogna gareggiare che bisogna andare oltre il traguardo. Sì, beh, qui non c'era un traguardo. Okay, hai ragione, certo. Ecco lei. Se compare nella lista, si veste a modo. Perfetto, grazie mille. Da pilota, ovviamente. Esatto, non è poliziotto. Avanti il prossimo. Signori. Salve. Monti, faccia un giro. Nel rettilineo velocissimo. Freni solo per entrare in curva. Via. Un giro. Tutti i pulotti. Si fermi qui, per favore. Va bene. Sì. Signora, mi raccomando, Icaro. Ho rinnovato. Ah, sì? Sì, sì, controllo. No, mi fido. Mi raccomando, Icaro, se partecipi non in divisa, No, certo. No. Chi partecipa deve avere il vestito da pilota. Esatto. No, ma tanto il sistema anche, visto che ho gli occhiali nuovi, la metto a massima prestazione, figa, per essere super mega e per sbagliare. Beh, io non glielo consiglio. No, non tutto, non ha capito, cioè, non tutto al massimo, tutto al minimo. Ah, beh, allora. Per non essere un problema altrui, capisce? Scenda. Mi dia il documento. Questa è la macchina, c'entra dentro proprio. Salga, venga. Certo, grazie. Allora, voglio vederla fare un giro velocissimo. Va bene. Bella storia. Rettilineo non la voglio vedere frenare, se non per entrare in curva. E la curva da questo problema dietro. Un giro, si fermi qui, via. Va bene. Ah, sì, notato. Purtroppo... È vecchia come il vecchio. Esatto. Non ti offende, però. Sì, può essere. Non l'abbiamo ancora beccato in giro. Siamo a quota 15 possibili partecipanti. Con lui 16. Ecco, signore, qua. Mi dia il documento. Certo. Esatto. Ecco lei. Può andare, se viene chiamato si resta a modo. Va bene, grazie mille. Arrivederci, buona serata. Mi chiami il prossimo. Cosa voleva, signor Gregory? Demi, bella, ciao! Oh, salve, signore. Salve. Ha la patente, lei? Eh? Ha la patente. Ma aspetta che controllo. Vabbè, mi fido, mi seguo. Su, veloce. Mi ha fatto fare 40 minuti di film e mi chiediamo se c'è la patente. No, signore, aspettate un attimo, no? Un attimo. Avete tutti la patente? Signor Giorgi. Eh? Avete tutti la patente? Sì. E tempo l'avete? E tempo lo avete, tempo? Sì. Perché la gara si terrà dopo mezzanotte. Beh, se non muoio prima, ok, se avete le patenti, prego, tanto vi controlleranno là, forse. Va bene. E dovete aspettare un attimo che fa un giro uno e poi uno alla volta si va. Vabbè,
Collins, partecipi tu alla gara? Vinco, diverso. Ok. La gara? Al Nürburgring. E dove cazzo sta Nürburgring? Si deve prendere l'aereo? Montagne. Mezzi di montagna. Sì, si deve prendere l'aereo. Quota 9000 metri. Vada, le camere le faremo sapere. Oddio, faremo sapere. Ma chiamate voi. Se il suo nome compare nella lista partecipanti, si vesta da pilota, per favore. Dove cazzo sta? Io non mi vesto. Questo è il vestito mio da pilota. Dove sta la lista partecipanti? Dai. E appena, appena finiranno i bandi. La troverà, vada, vada. Bene, bene, bene. Via. Dai, che non mi faccia perdere tempo. Vabbè. Signore. No, scusi signore, lei non ha l'età giusta. Non lo so, Demi, se non ha cambiato. Adesso vedrò quando arriverà. Sì. Scusi, lei... Chi guida, scusi? Scusi, lei, organizzatore. Posso parlare un attimo? Va bene, signore. Come, scusi? Posso parlarle un attimo? Io aspetto qui. Ma la pista è la stessa di ieri o diversa? Ah, sì, un attimo. Allora, è la stessa, solo che sembra un'altra strada e che la rende molto Ok, ma è sempre lì in quel posto lì? Sì. Ok, a posto, grazie. No, perché mi serviva per la posizione. Silenzio. Sì, è lì. Signore, devo prendere l'aereo, quindi un giro velocissimo. Va bene. Okay. Non deve frenare nel rettilineo se non per entrare nella curva. La curva deve essere perfetta. Un giro, via. Perché, a posto. Quel vecchio io non so quanto potrà gareggiare. Da pilota a pilota, un attimo, sì, infatti. No, perché oggi pensavamo di andarci con l'elicottero nostro lì a quella. No, voi venite in aereo. Pista. No, mi scusi, Ambrogio, però posso chiedere, oddio, questi ci investono, oddio, Betty! Oddio, che si ne partecipa? Oh mio Dio! Porca puttana! Scenda! Ha tentato la polizia! Oh! Scusa! Che cazzo fa? Siamo usciti! Ma è pazzo! Agente, l'arresti! Agente! Signore, l'arresti! Tentato omicidio! Prego, l'arresti! Lo porti in carcere! Potete farmi dare il fermo, lei! Lo porti in centrale! Questo è l'attentato a un tenente di polizia! Lo porti in centrale! No, no, lui no! Porti al centro, porti il signore del centrale. Togliamo se c'hanno le patenti, gentilmente. Sì, controllo. Signore, mi dove posso trovare i documenti? Forse l'abbiamo lasciato in macchina. Porca puttana. Ok, li cerco, allora. Vabbè, li cerco. Eccoli qua. Oh, è tutto scaduto. Collega, lo porti in carcere. Sì, un attimo. Carcere, no, adesso... Cioè, lo porti in centrale e faccia la multa. Faccia una multa del 5% e poi lo mandi a casa. Era olio su curva! Aspetta. Voleva farmi fuori per non fare gareggiare. No, è quella che non devo frenare. Come è l'auto? Un secondo. Va bene la pena, no? 5% poi a casa. No, non gli fate molte, poverino. No, scusi, ha stato fare il tenente come di essere, sì, potrebbero più partecipare. Il tenente. Prego, avanti al prossimo. No. Io. Potrebbero più partecipare loro due. Un giro ma veloce come deve essere. Sì, veloce. No, sto bene. Non frenare nel rettilineo, se non in curva. Via. Niente, rip. Ah, finisce come fai la clip, bravo. Demi, fai la clip. Anche io ho frenato in curva, eppure. Ma non la mia macchina! Non la mia macchina! Oh, la mia macchina! Signorina, per favore, non gli faccia fare la multa. Ma mi hanno culato la macchina! Signorina. Sì, c'era la Charger, cazzo! Sergente. La macchina mi serve! Gente, le sto per scusi, tirare. Mi hanno rubato la macchina. Non me ne importa. Salve. Non gli faccia fare la multa a quel povero signore. No, adesso vanno in centrale, faccia fare solo un culo e poi però... Vuole un altro, signore? No, va bene così, mi dia il documento. Sì, prego. Comunque, Adamuno, portalo in centrale, falli solo un culo e poi dopo lo lascia andare via. Niente via. Multa, niente che niente pena. Prossimo. Va bene. Avanti il prossimo, lì ho buona fortuna. Grazie. Mannaggia, Demi, vabbè, dopo lo facciamo le fine. Vestito così? Perché? Prego, salga in macchina. Ok. Niente. La clip, ci dovrebbe essere tipo un cosantino che sembra tipo, sai, il Chuck si gira, tipo, dove batti il tipo sopra, tipo, tac, così. Tipo quella cosa lì è... Spiegazioni top. Della Sierra. Della Spampas. Come ti chiami? Dov'è? Dov'è? Ah,
Allora. Carmen. Ok. Rosalia. Rosalia, Giulietta, okay. Maria, Annabelle de Maria de la Paz. Giulietta. Maria. Maria. Giulietta. Niente. Allora, eccolo qua, ce l'ho. Fiore di 90, grazie per il follow. Benvenuta al canale. Della Sierra della Spampa. Della Spampas. Ah, scusa, della Spampa. Ma perché hai così tanti nomi, eh? Perché hai così tanti nomi? Ecco. Non avevo un cazzo da fare. Ah no! Scusate, io sono gelosa però, perché lei è inutile che fugge. Venga qui. Aia! Giù! Anche tu, via. Aia. Per fare... Salve! Oh mio Dio, salve! È qua la festa? Sì, è qui. Sì, è qua, è qua. Adoro, dove si fanno i provini? Qua, la Sierra Ambrogio. Top. Leon, so che quello appartiene a te. Cosa da muro? Cosa? Quanti mesi? Zero, niente multa, lascia fare solo un culo e poi lasciano andare. Carmen, Rosalia, Puglietta, Maria... Dai, con i tappini, i provini... Cosa? Cosa? L'ho detto! No, chi è che fa i provini? Chi è che li fa? Ambrogio? Venga, salve. Vuole i provini? Rodo! Spinta? Ha detto un'altra cosa invece di provini. Sono tutti armi. Lo sto sentendo. Ha detto un'altra cosa invece. Cioè, vuole i Pompei i provini? Vuole fare i bambini? Ma chi è che deve guidare? Non ho capito. Lei, se vuole fare il bando. Posso guidare? Ma ne parla con Ambrogio? No, lui non. Chi è l'Ambrogio? È lui Ambrogio? Ma posso fare una domanda, signora? Ma è lei che fa i pompini? Cosa? Cosa? Ma come ti permetti? Ma cosa sembri? Oh, non ho tempo da perdere. Ah, io, dai, non fare i provini, per favore. No, io un cavolo, cioè, boh. Io devo fare i provini. Deve fare la fila. Giolitti. Ah, scusa, non lo sapevo, però qualcuno me lo poteva dire. C'è un cartello, cioè io, boh, veramente scioccato. Cioè, veramente. No. Con chi non parla? Lei vada via, non voglio vedere. Sì. Vabbè, no, aspetto, ci aspetto. Ma mi scusa, lei come si chiama? Biondo? Io? Orientale, biondo orientale. Fernando, prenda tutto. Cinese, pronto? Fernando, prenda tutto. Bravo! Sono cinese, questo è razzismo! Non l'ho detto io. Oddio, ho sbagliato! Ciao, Shark, ci si vede domani mattina, io parto domani. No, sono più. Non lo faccio più. Da domani fino al 6 non ci sono più, faccio il wipe fino ai 3 giorni che non ci sono, perché vorrei vederlo. Quest'auto? O questa quella da corsa. Poi, cioè, io veramente sono arrabbiato. Mio, non ci sono da domani. Molto arrabbiato? Non ci sono, quindi. Vieni qua. Ricapitolando, io non ci sono. Fastidio. Non ci sono dal venerdì 3, 4 e 5 e il 6 giorno. No, ci sono pure io veramente. Vabbè, parla. Vabbè, non vi faccio fare il giro, voi già vi conosco. Ma che fanno? Faccio una bella fila dritta dritta, bella lunga. Sì, sì, lunghissima. Lunga. In quel posto? Lunga in quel posto? Fermo. Ecco lì. Salve. Perché potete andare tutti. Io? Porca troia. Sergente Wilson. Ah, c'è una poliziotta. È poliziotta, vedi, ti sentivo qua. Amore, vedi, bella. Bella sei, amore. Grazie. A biondo. Sono biondo. Ciao, Shark. Sì, purtroppo parto, dai. Sei catapultato sulla tua ruota e te l'ha sgonfiata. Vai a vedere. Oh, mio Dio. Chi è questo porco? È un porco spino. Ti hanno lanciato un riccio sulla ruota. Ma chi è questo stronzo che le ha... Anche Emily penserà, Mari. Vado come un riccio. Penserà tanto a lei. Godo. Chi è il prossimo? Fa la gara, l'Ambrogio di parlare. Scusi, lei è Ambrogio? Mm-hmm. Ci si può iscrivere? Per cosa? Per la gara. Ah, pensavo per altro. No, salga a macchina. Macchina? Quanta gente c'è iscritta finora? Cos'è, una 21 prova? Persone. Ah, ancora 4 posti ci sono. Se tutti passano. Allora. Okay, mo? Un giro veloce, non deve andare a sbattere, corre. Giolitti si fa troppo ridere. Ma chi è quello lì che è arrivato qua urlando tutto? Ma chi? Un coglione. signore, abbiamo finito, potete mandare via tutti, grazie. Ha finito? Basta? Sì, selezioni chiuse. Bada. Faccio l'annuncio allora. Ah, vero, lo faccio io. Meglio. E poi riguardo il ritrovo, che ora sarà? Dalle 11, diciamo,
dalle 11 e quarto, 11 fino a, a ora che partiamo. Quindi diciamo che mezzanotte è un po' tardino, eh. Ora che arriviamo tutti lì, tutti sistemano sugli aerei, partiamo alle 1. Grande, dottor. Sempre Ambrogio sta scrivendo. Ambrogio, stavo dicendo, no? Signore, fermo. Documento. Lei è in arresto, ogni cosa che dirà sarà usata... No, scusi, ho sbagliato il lavoro. Ah, perfetto, ottimo. Può andare. Signor Ambrogio, guardi, sì. Allora, facciamo così, io volevo aiutare a organizzare questa cosa, però... Mezzanotte, mi sembra un po' tardi come orario. Signore, lei c'è o no? Io, certo. Allora non rompa il cazzo. No, ma il problema sa qual è? Dov'è che se, cioè, se vuole ritrovarci a mezzanotte, partiamo alle 1 dall'aeroporto. Mi posso fare un altro giro? Ma che va, al contrario, scusa, lei... No, scusi, a che ora inizia la gara? Lei ti ritrovo a mezzanotte. Allora, alle 11 tranquilli, partiamo. Alle 11 partiamo, alle 12 parte la gara. Ok, quindi alle 11, quindi ritrovo 10, dalle 10 in quarto e mezza in poi al... No, è troppo tardi, mi cancelli allora, mi spiace. Male. Va bene, signore? Va bene. Sì, come? Ma che cavolo? Arrivederci. Hai fatto bene, voto 10, Bellissima, cazzo. Ha fatto bene, ha fatto bene, ha baciato Mazzaro. Signore, è tutto bene? È fatto male! Vuole chiamare l'ambulanza? C'è già i medici qua. Dottore! Ah, medico, mi dà un cerottino che... Ambrogio! Ambrogio! Beh, ha fatto bene, dai. Sì, oddio! Palle, signore, no, io volevo partecipare, dovevo fare, dovevo dare un po' di filo dottor. Senta, ma lei non fa nulla, sono... Signore, ma... Ok, sono abituato a prendere tutto, però... Ma, signore, ehi! Ma dico, stiamo esagerando un pochino adesso, ok? Però la violenza fisica, no, Ma magari scoppia. Adesso chiamo la polizia. Eccomi. E la polizia è qua, Dottore? Gente, faccia qualcosa! Dottore? Ehi? Lei? Venga qua. Dottore? Si volti? Cazzi tuoi. Lo arresti! No. Si volti? No, dottore? No! Dottore? Dottore? Dottore, non mi obblighi a usare le armi! Ti fermi! Aiuto! Ti fermi, non mi obblighi a usare le armi! Dottore? Vieni qua! Non mi obblighi a usare le armi! Senti, fermo, scenda subito. Subito. Scenda, ti do una pompata, ti faccio scendere. Oddio, a scopo ritornato. Mamma, la voglio. Signore, lei in arresto per violenza fisica contro una persona. Violenza sessuale. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Tutto ciò che dirà o farà potrà essere dato contro il tribunale. Il diritto di un avvocato, se non può permetterselo, gli verrà fornito uno d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Il signore ha tirato un calcio, il signore è qui in macchina, nella macchina rossa, ha tirato un calcio mentre era a terra e poi ha detto, se n'è andato con l'esclamazione, magari esplodesse. Ma forse era un calcio amichevole, diciamo. No, e poi ha detto, magari esplodesse. Perché lo conosce. Perché a lui gli piacevano fare le pompe, quindi la gomma... Signore, lei vuole sporgere la denuncia o no? Sì, sporgo denuncia. Ok, allora il signore va in carcere. Ma no, ma come va in carcere? Il nostro specializzando. Dottor Luke Henderson. Oddio, dottor Luke Henderson, anche se mi segua, le ha rotto la macchina. Mi segua? No. Luke Henderson, mi segua. Salga dietro di me. Salga dietro di me. Dietro di me. Dietro di me, Luke Henderson. Dietro di me. Salga. Ma si sta ancora specializzando. Amore, perdonami, puoi portare in centrale. Signorina, signore, venga. Grazie, amore. Ma che cazzo mi accompagna a me? Macchina mia rotta. Si vuole salire dietro col carcerato? Bene, altrimenti va a piedi. Porca ma annulli la denuncia. Può stare dietro il carcerato se vuole. Non ha fatto niente, dai. Ho fatto tanto male. Ma l'hanno invitato un'altra volta per un gancio. Signore, Tanaka, se vuole può venire con me, altrimenti... Ma non può chiudere un occhio per una volta. Il signore sporge denuncia. Solo per questa volta. Devo stare, ok. Appena lo vedo mi fa altro male. Lo denuncio. Scusi, c'è il signore che l'ha investito due volte. Scenda, signorino, lei. Scenda davanti. Dottore. Dottore. No, sia dietro. La prossima volta lo appoggi, Ma sì, ma come si usa lo appoggi in testa? Signore, davanti, lei... Ma forse ha bisogno di una mano per scendere. Eh no, ma lui deve scendere. Sei lontani, lei, madonna. Tutti vicini, non stare. Ah, ragazzi. Eccolo. Stanno chiamando.
Arrivederci, signor Anderson. Ma chi è? Arrivederci. Vede, signorino, venga, signorino Pompei, venga, venga. Lo vedo con le manette. Signorino. Grazie, mi può accompagnare in questo canale. Arrivederci. Sicuro, salve. Sei con le manette? Amore, ma tu sei proprio un angelo, veramente. Beh, violenza fisica no. Va bene prendere per il culo e tutto, per scherzo, così magari, ma non violenza fisica. Sì, anche se, cioè, io sopporto, diciamo, la prima battuta. Anche lei con le battute di sue è un po' sconce, però. Amore, ma, cioè, io che battute ho fatto? Beh, tipo, dov'è che si fanno i pompini per provini? No, ho detto dove si fanno i provini, siccome ho avuto un lapsus, perché diciamo poco prima, vabbè, non dico niente, quindi ho detto, ho detto per i provini, però, cioè, capisci, cioè, io boh, cioè, io scioccata. Lei scioccato o scioccata? Scioccata. Scioccata? Ma sì, amore, modo di dire. Cioè... Guarda, le faccio conoscere il tenente, il detective, che mi sarà molto grazie. Simpatico. Oppure il mio collega, però... Ops. Mi serve... Ah, Carlo, signor Carlo, venga, venga, guardi. Carlo! Grazie. Venga, venga, Carlo, vuoi conoscere un nuovo amico, Carlo? Salve. Salve, un attimo, sta al telefono. Io vorrei conoscere un nuovo amico. Dimmi, dove sei? Mm-hmm. Ah, si presenti, signora. Arriviamo, arrivo al garage centrale. Salve. Salve. Arrivo al garage centrale. Salve. Salve, signora. Arriva, arriva. Sono Ferdinando, prendi tutto. Salve, molto piacere. No, grande. Carina la maglietta. Carina la maglietta. No, ma hanno sbagliato. Non dovevano mettere questa scritta. Dovrò mettere yes, I am a fuckhead. Ok. Può aspettare un attimo, perché però... Ha fatto i ai provini, lei? Alla fine? No, ma... Cioè, ancora no, non li ho fatti. Vorrebbe farli? Sì. Va bene. Sì, sì, facciamoli, facciamoli. Cos'è c'è un provino per la culo? No, 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 no. Sono pieni, io provo per la gara. Ah, certo, tu. Carlo! Carlo! Se n'è andato. Vabbè, andiamo dentro, magari conosci la gente. Non mi faccio conoscere i suoi colleghi. A me piace tanto il vostro arsenale. Quale? Quelle più lunghe o quelle più corte di armi? Mi piacciono. Ovviamente quelle più lunghe. Ah, sì. Ciao amore, sei proprio gnocca, amore, spacchi, sei proprio bella. Ciao amo. Salve. Salve. Wilson? Sì? Venga un attimo. Che bella questa centrale. Le piace, eh? Adoro. Oh, lì dov'è, dov'è? Adoro. Ok, ottimo. Devo ci conoscere il nostro collega. Anche. Ah, la nostra collega Cassandra. 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 Amore, Cassandra. Si può entrare? Cassandra. Cassandra. Un attimo, trecce pensieri. Amore, forse è pensierosa perché è un po' stanca. Ciao, amore. Comunque, sono Ferdinando. Prendi tutto. Nomen omen. Ah, sì, Ferdinando. Prendi tutto. Salve, sì. Prendi tutto o prendo tutto? No, mi chiamo Prendi tutto. Tutto? Sì, la vostra amore mi sta mostrando il vostro arsenale, me lo fai conoscere tu? Guarda il nostro collega anche, dice, guardi, guardi. Guardi, sono fidanzato col signor Icaro, quindi non so quanto le convenga. Ah, come? Ciao! No, io non ne posso sapere niente. Icaro, ma no, dopo di cadere, cadi, Vai davanti. Dai, provaci, provaci. Dai. Salve, lui chi è questo signore, questo bel giovanotto? Il nostro detective. Icaro, provaci. Salve. Del dipartimento di polizia, detective Bureau. Come ti chiami, come ti chiami? Icaro della Rovere. Icaro, azzardati ad alzare un dito. Aspetta, devo ricevere $1,300 dal signore. Certo che c'è Icaro. Certo. A lei. Grazie mille. Icaro, non sbavare. Buona serata. Arrivederci. Icaro, non sbavare. Stai sbavando, Icaro? Salve, molto piacere. Stai sbavando? Stai sbavando? Mi mostri, scusi, il tuo arsenale. Scusi, prego, attimo, scusa, scusami tu, amore. Mostri il tuo arsenale, Icaro. Oh, che cazzo fai? Ma te lo credo, devi andare via stasera. Vattene. Come? E te ne vai via oggi, te. Basta. Queste violenze. Basta. Cioè, mi hai dato il tuo amore, tu. Facciamole nudi queste violenze. Facciamole nudi.
Guardate, se volete ci sono le docce, andate tutti e tre. Le docce, sì, sì, io farei. Fammele vedere, fammi vedere questi bagni. Iccaro, fai vedere i bagni. Dov'è qua? Sono qua, non la conosco, andatevi in strada voi. Di qua. Guarda come si è messo davanti. Ma cosa sono quei postacci brutti? Come ti viene in mente? Noi ci lavoriamo qui dentro, eh. No, quei post là attaccati. Sì, quelli si erano. Andate tutti insieme nella porta a destra. Esatto, porta a destra. Vista. Qua. Ha scelto me. Oh. Ah, vedete, è cosa tre. Vediamo. No, c'è la pistola fuori, caro. Vediamo là dentro cosa c'è. Vediamo, fammi vedere cosa c'è una doccia. Bagnetti. Non ti, Icaro, io ti avviso, prova ad uscire da questa stanza, te finisci male. Io ti avviso. Non mi hai fatto mai nulla, te, smettila. Scusate, mi fate vedere come funzionano questi bagni? Per favore. Fammeli vedere. Prego, non è che sono delle docce. Vediamo, ma in due ci entriamo, vediamo se entriamo in due. Scusate, un attimo solo, scusate. Icaro, scusa un attimo, Icaro. Dai, Icaro, entra un po'. Un attimo solo, Icaro, vieni un attimo. Devi fare un salto per entrare. Icaro. Vediamo. Ecco, Smettila. Prendi, pulisci. Sì, sei geloso? Ah. Oddio. Bella questa acqua calda di sopra, vediamo, chiudi un po' la doccia così si fa tutto il vapore. Io lo giuro, lo faccio fuori. Oh madonna! Ma che sapone! Devo fare la doccia. Dove? Oh, mi è caduta la saponetta! Ops. Oh, chi è? C'è Icaro e qualcuno che ha fatto la doccia. Oh, pure io! Di qua! Pure io, dov'è? Eccoli! Ah, che ho pure io! Amore, vieni a fare la doccia. Oh, sì! Vieni, amore, pure tu, sei un puzzone, vieni qua e ti lavo tutto. Ok. Gente, si può levare un attimo? No, aspetti. Aspetta, siccome... Luigi! Qualcuno mi stai fuori da qua! La saponetta! Oh! Questa saponetta che mi cadono per le mani! No! Qualcuno mi tiri fuori! Ah, ma questa non è una saponetta, l'altra saponettona! Qualcuno mi tiri fuori! Il busa. Aspetta, facciamo un modo proprio diverso. Per Busan abusato. Tocca lui, dov'è? Tocca lui. Mettiti qua dietro. Niente. Sì. Oh sì, no, bravo. Le manette. Qui. Aspetta, sull'applicazione. Aspetta che giro la maniglia dell'acqua su super. Signore, ricordo che io ho i droni in live, era tutto registrato questa cosa. Cazzo. Oh. Fermo, occhio che è caldissimo l'acqua, Icaro, occhio. Aspetta. Ma dove sono fuocosa? Aia! Oh. Oddio! Amore, ma sei venuto qua dentro tutto questo tempo! Mi dissocio! Ma lui, ma il signore chi è? Franco, prendi tutto. Ah, ecco, immaginavo. Ferdinando, prendi tutto. Esatto, prendi tutto. Ah, scusami. Amore, ci sono così di... Oh, grazie. Mamma mia. Rimani giù. Ah, prana. Sei rimasto con il gatto. Ah, è inculato. Cazzo, adesso sei proprio... Ora vuoi col culo un po'... Ma tu cosa mi guardi, scusa, poi? Ma io guardavo... Mentre venivi... Aspetta, guarda. Mentre guarda, venivi abusato, ti guardavo. Se proprio devi vedere. Sì, Wilson. Eh? Cosa? Sei con i droni? Sì. Okay. Ciao. Il capitano. Capitano? No, perché? C'è Icaro che fa cose sconce nelle docce con qualcuno. Interessa. E lui purtroppo lo soprano è rimasto fregato e non ha abusato. Gli è caduta la saponetta, io ho dovuto raccoglierla. E poi è successo quel che è successo. Sì, cavoli. Ma cos'hai? Cornelius? Niente. Cosa vuoi, Grave? Comunque, cosa stavo dicendo? Se vuoi essere mod, devi mantenere la tua presenza in live, altrimenti rischi di perdere il posto. Oggi sarà un'altra gara, eh? Mi interessa la gara, non mi interessa niente. Oh, ciao. Cassandra?
Vuoi conoscere Ferdinando? Prendi tutto. Cassandra? Cassandra? Sì, è vero. Cassandra? No, no, cosa? Non ce la fai, è appena finito! Non ce la faccio più. Perché? A far che? Oh mio Dio. Cassandra? Cosa sta facendo da dietro? Non capisco. Tengo per... Devo trattenere? Cassandra? Ma conoscere Ferdinando prima di tutto? Non ti sentiamo, Cassandra. Oh mio Dio. Vuoi conoscere Ferdinando? Cosa? Sì, sono in live. Non è entrato! Non è entrato, amore, non è entrato! Amore, aiuto, cosa sto facendo? L'ho visto, cazzo! Amore, sto facendo tutto le spalle. Tutte le spalle. Oh, madonna. Amore, tutto che schifo ho visto, che schifo ho visto. Amore, chi è che lecca? Perché non ho le sabbiate. No. Cosa, sceriffa? Cosa ho visto? Oh, mio Dio, che cosa... Si stava masturbando. Abbracciamolo. No. No, Cassandra. Ma si sta Scusi. Oh, i droni, per favore, termini. Oh mio Dio. Scusi. Si sta masturbando. Scusi, lo metta dentro. Sembra che cringe. Oh mio Dio. Lo metta dentro dove? Dove? Sta Cassandra con quella roba, basta, ti prego. Lo rimetta dentro. Troppe vite. Come? Lo rimetta dentro? Amore, scusa, ti ho sporcato tutto, ora te lo pulisco anche con la sua. Oh no! Oh mio Dio! Oh no! Se questa persona non esce al di fuori dalla centrale dentro 3 secondi, butto tutti fuori dalla polizia. Oh mio Dio, fatelo uscire. Non è colpa nostra. Ok, ok. 5 secondi. Voglio parlare con il capitano. È qua il capitano, guardi, è qua. Per favore, convocatemi. Esca da lì, esca. Va bene, se non prendo quella persona la porto da fuori. Voglio parlare con il capitano. Esca. Va là, maletto. Wilson, spostati, Wilson. Ci pensa Cassandra, ci pensa. Sì. Bisogna dipingere il muro. Lo prenda. Ma portatelo fuori. Sì, le sta parlando Cassandra, che le vuole fare lei. Amore, me lo devi rimettere dentro perché sennò guarda, faccio danni. Signore, fuori da qui. Posalo. Posalo. Lo poso. Amore. Chi sei tu? Niente, lo prende lui. Ma chi è qua? Chi è questo capitano? È il capitano, quello che voleva parlarci. Quanto sei duro. Che cosa sto facendo? Ma chi è questo signore, questo poliziotto, il capitano? Chi è? Lo chieda a lui. Fuori al cazzo, su. Guarda queste manette, quanto sono di romontare. Scusa, posso parlarle? No. Le posso parlare un secondo, cortesemente? Scusate, signora, ma chi è quell'uomo? Ferdinando, prendi tutto, si chiama. Ma chi è? Io non ho portato proprio niente. Ferdinando, prendi tutto. Oh, eri tu che facevi la doccia con lui che vi cadeva. L'ho portato io qua perché voleva parlare con capitano, ma non pensavo che aveva fatto questa roba qui. Io sono caduto nella trappola. E io, Luigi, ti vedo capelli neri con una faccia diversa. No, pure io. No, vabbè, estro. Come sei bruttissimo. Ancora. Sei bruttissimo. Sì, la maschera. Ce l'ho la maschera. Cazzi tuoi. Mi sei dato in pensiero. Comunque, oddio, devo chiamare Ambrogio. Un attimo, devo chiamare Ambrogio. Ambrogio. No, si sta riavvicinando. No, scusi, sto chiamando Ambrogio, sono lontani. Chi è Ambrogio? Cioè, ragazzi, top cringe questa qua. Ma perché è AO? Perché è sempre Zeno che fa personaggio, adesso scrivo. Oh. Ah, che ora la gente si deve riunire all'aeroporto.
Wilson? Sì? Ma se l'hai portata lei quell'uomo? L'ho portata lui perché era il capitano, ma non pensavo che avesse fatto queste cose. Ma che era messo a piedi, sarebbe venuto da solo, però l'ho detto con lui perché si è rotto la macchina. Ma non ho capito perché si stava masturbando nell'ufficio. Questo non lo so, io lui era venuto lì per parlare con... Era venuto lì per parlare con il capitano, non per masturbarsi e fare cose strane, zig-zig con i caroni nella doccia. Cioè, è parlato tutto dal fatto che va a parlare col capitano, poi è andato nella doccia, con Icaro. Che cosa voleva dal capitano? Come si è fatto la doccia con Icaro? Sì, sono andati in doccia, hanno fatto la doccia insieme. Lui, Icaro, e il suo... Come? Comunque, diciamo che poi dopo senza è venuto su e si è masturbato nella stanza del vice capitano, lì nell'ufficio, lì. E però non pensavo che avrebbe fatto queste cose, va a fare solo col capitano, l'ha detto. Dov'è il capitano? Il capitano è scappato, tutto scazzato oggi, quindi non ne parlerei oggi. E Thomas, ti vedo con i capelli neri e una faccia diversa, sistemati con la maschera. Credo che sia stato... non... ne ha una? No, nella cassa. Tenente è in città, penso, perché lo chiamo. Vai. Vorrei parlargli. Vai. Come vanno le sedute? Una bastava. Ne 5 deve farne, sa vero? Collins? Dimmi. Cioè, aiuta Naka che ti deve parlare. Parliamo dopo, adesso non posso. Ok, ciao. Dopo, ora non può. Che cazzo. 5 allora. Sedute. Chi è lei? Adesso? No, metti e togli, Tante volte. Sì, dimmi, Zef. Non sono ci questo tutto detto dottore che va a fare lui. Vediamo un paio di giorni, 3-4 giorni. Ancora? Questa volta sarà un'altra prova di lavoro. Ok, e devi scriverlo a Icaro, parlami anche con Icaro stavolta. O riscrivilo una senza prolungate. Anzi, probabilmente a modifica. Perché vedevo qualcosa che stavo chiedendo prima, ma sono andato nello spogliatoio e a quanto pare si è sistemato. Comunque sia, signor Tanaka, come va? Dai. Tutto bene? Boh, sembra di sì, ma alcune volte sembra anche di no. Sta proseguendo la terapia. No, ma non so bene se funziona. Ho chiesto a occultismo. Sono rivolto a Ginevra. Ma scusi, ma a chi con chi sta facendo la terapia? Mi perdoni, perché... Dottor Ferrara. Ferrara, aspetta un secondo. Bravo, dottore. Mark Ferrara, sì, c'è il numero. È un bravo dottore. No, mi piace come... Comunque, deve... 5 sedute, io, mi raccomando. Ho già parlato con dottore, ha detto dottore che viene verrà qui a fare qualcosa di non so cosa. Potrei sfruttare la gara. Vabbè, è come vuoi. Capito, io ho per scritto 5 sedute, lo so, ma se il dottore mi ha detto di no, vabbè, parlerò col dottore se è necessario. Ha detto che si prende lui, non so, una responsabilità di vedere, non so cosa. Bene, può parli con... Pronto? E poi non sono pazzo io. Allora, perché c'era mia auto, perché hai certo hai. Sì, pronto. Comunque... Sì, Wilson. Wilson. Ho ancora la musica, invece adesso. Sì, dimmi, non ti vedo neanche. Dietro di te. No, non ti vedo. Non ho capito. Sto collassando.
Perché? Scendi nei piani di sotto della centrale, sei ancora lì. No, 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 lascio. Mi vedi? Wilson, poi per favore fare cosa cazzo? Mello Matthew? Chi è Mello Matthew? Salve. Salve. Mi dica. Amore, mi puoi accompagnare cortesemente? Chi dà alla sceriffa Cassandra qui dietro? Devo riaprire gli occhi. Amore, mi puoi accompagnare al garage? Mi chiamo Cassandra. Non amore. Amore, ma cioè, fra di noi non c'è complicità, cioè con chi ce la dobbiamo avere, cioè. Ma io non ti ho mai incontrato, non c'è complicità. Amore, ma già ci siamo incontrati, dai. Mentre faceva i suoi le sue cose. Ma sì, abbiamo gli stessi interessi, ci piace tanto il manganello, ci piace quella fra una mano, dai amore, lo so, dai amore. Le cambio dalla macchina, le piace. Ah, amore, venga un attimo. Aspetti, questa le piacerebbe dal lato tondo? Amore, scusa, ti rimosso il tampons? No. Cosa cazzo sto sentendo mie orecchie? E io non scandalizzarti. Che sto la luna per caso, boh, scioccata. Vabbè, vai, vado a parlare. Vado, amore. Vado a parlare un po', chiedere un passaggio. C'è nessuno che ha un tampax, cioè io scioccato. Salve. Chi è il passaggio al signore? È molto simpatico lui. Stavo aspettando lo sceriffo. Quale? È sotto sceriffo o sceriffo? Smith. Ah, Smith, sì. Signore? Sì, salve. Salve. Lui, c'è il signore. Salve. Ma è ancora qui questo uomo? Sì, secondo solo, Cosa? Cosa? Puoi ripetere? Romulo, cosa hai detto? Niente. G4. Io non vedo assolutamente. Amore, mi puoi dare qualcosa sui denti? Vieni. Qualcosa di bello duro? Sceriffo! Qualcosa di duro? Un posto appartato? Le docce? Sì. C'è Wilson che non sente niente assolutamente. Aspetta, mi stanno chiamando. Posso picchiare? Signore, aspetti che lo devo prendere. Venga fuori, perché c'è quest'uomo che un po' mi sta mettendo a disagio. Vieni al 232 di Il Rotto in Culo Stretto, ok. Scusa, qualcuno che mi può accompagnare al garage? Amore, devo prendere la mia macchina. Signor Tanaka, magari. Tanaka, accompagni il signore, dai. No! Vieni! Faccia una cosa di bello, una bella. Non conosco questi uffici, se vogliamo fare uffici. Amore, accompagnami, fai l'uomo. Cioè, io sono caro con questi uomini di oggi. Ha bisogno? Volevo trovare l'ufficio? Aspetti che... No, non si preoccupi. Aspetta che chiamo Marcello Sanne. Voi conoscete Marcello Sanne? E devo parlare un secondo, è veloce. Sai che Marcello... un attimo con il signor Alex. Quel pelato che ha dato bacino, A me piacciono tanti pelati. Ok. Perché non... Un attimo che lo chiamo, Chiamoli, i pelati solitamente... Diciamo, da tutte le esperienze che ricordo, portano bene, devo dire. Cose giuste. Un attimo solo, vediamo se risponde. Taraka scappa, non è. Aspetta. Taraka scappa. Com'è che ti chiami? Ferdinando, prendi tu. Digli quella cosa a Wilson. Pronto? Quella che hai goduto mentre mi ha manettato. No! Bella dura. No! Cosa? Cosa cazzo stai dicendo, Amore, ma le cose stanno così, cioè ma non che stanno che così. Intorno. Io volevo solo fare una doccia e poi mi sono trovato questo. Ma che cazzo? Hai goduto come un parco. Tu, io, ma! Ma? Abbiamo usato un altro sapone. Scusi? Non è vero. Giuro che non è successo niente di ciò che dici. Già è strano che soprano si lavi, poi... Ma sei proprio un monello. Ma io? Pari tu? Due volte al mese tu. Soprano, Cassandra, c'è una festa a Palito. Una bella sculacciata. Staia! Ma? Madonna, che male. Molestie queste sono, Lo arresti. Stami tutto, arresti. Oh, Tanaka, fammi un favore. Buttalo per terra che me ne vado. Mi vedete? Sì, ti vediamo. Aspetta la notte. No, dai. No, un secondo che sta arrivando Del Rio e glielo voglio presentare. Del Rio? Dov'è Del Rio? Sta arrivando. Una bella paletta, mi faccio vedere una bella paletta. Restami tutto. Alle 21:30 c'è la festa cacchio, me l'ho dimenticato. Ora me lo devi dare, ti prego.
Amore, me lo devi dare quella. No, no. Oh, daglielo, daglielo. No, no. Cos'è? Allora, amore, o mi dai quella paletta o il tuo amico mi dà un'altra cosa. No, il mio amico ti può dare benissimo un'altra cosa. Già me l'ha data. Dissocio completamente da ciò che sto sentendo io. Se si incazza Romulo, poi sono cazzi tuoi, Alessandra. Salve, buonasera, signora. Salve, ciao Maya. Ciao. Maya, portalo a questo. Oh, ma questo a chi? Ma come ti permetti? Capitano. Quale motivo? Chi è? Sono io. Non so parole. C'è il vice. No, portalo, arrestalo. Dovrebbe. Ma perché? Perché mi ha requisito delle armi ieri prima dell'evento, però non me le ha prese. Aspetta. Sarà tutto. Vice Capitano, ci sei in radio? Ciao amore. Io ti volevo presentare un attimo quel ragazzo. Chiedeva di te. Sono proprio scioccata, sono proprio scioccata. Sono. Hai ragione, cosa ti hanno detto? Boh, amore, c'è da 3 ore, lo so, hanno battute strane. Cioè, io boh. Cosa? Ma sta cosa fanno battute strane oggi? Ma vieni qua, Wilson. Dicono pure questo, cioè, aspetta io... che non sente. Wilson. No, vieni qua un attimo. Dimmi. Mi vedi normale? Poi, amore, ha avuto... No, te ero strano. Ma con lo sceriffo. Wow. Ma allora non ti preoccupare. Sì, amore, non puoi capire. No, tipo, cioè, c'era la cornetta. Il biondino. È la classica scenetta, mi sono messo così. Nel senso. Che c'è? No, quello che mi ha fatto... Nel senso, c'era quello lì che ti voleva conoscere. A me non te lo porti, Ma se ma visto ma come cagare. È uscito dalla centrale di polizia dicendo però mi piace, dov'è il mio dito? E mi piace l'altra cosa. Però magari provare. Ma che cazzo di cosa? Senti Cassandra. Se ne sai di Rio. È venuto vicino a me e ha detto che mi... Ore, ma un mazzo di fiori del colore pecorizzami. Perché c'è il giallo gelosia, rosso amore e il colore pecorizzami, qual è? Esiste? Il viola. Il viola è color pecorizzami? Potrebbe essere il viola. Il viola. Viola. Va bene, viola. Va bene, se qualcuno può accompagnare al garage, amore, mi fareste un grande favore. Mi ma ora scusate, prima di partire un Tampax l'avete? Se non ci aiutiamo fra di noi siamo spacciate. Dario, Dario, hai un Tampax? No, Tampax, amore, ce l'hai tu? Amore, lo faccio vedere io. Dai, fammelo vedere subito, ti prego, amore, non vedo l'ora. Può un attimo. Dai, fammelo vedere, ti blocco la strada. Dai, ti prego. Può un attimo andare, dobbiamo parlare di cose importanti. C'è la scusa. C'è la faccia. Ma non scherzare con Romulo, signore. Signore, tutto. Io faccio convertire tutti quanti, te lo dico. A cosa? Al pecorizzanesco. Al pecorizzanesco. Signor piglia tutto, venga che la compagnia in centrale. Vice capitano, l'avete un po' strana. Oh! Chi è che è venuto? Sì? Abbiamo tipo 5 macchine da sequestrare. Dove? Sotto a garage centrale, tutte rotte. Dipende da come sono messe. Tutte rotte. Gente, sto male. Cos'ha? Lo oddio! Oddio. Vede nero, vede? Bravo. Vabbè, noi l'aspettiamo lì. Non vede nero non mentre cade? Chi è il capitano? Lui è il medico esperto. È un medico esperto nel nostro dipartimento. Niente, Rio. Vabbè, Rio... Cosa niente? Non mi danno risposta. Vice capitano, chieda a Cornelius, che lui è più esperto in medicina di noi. Come oppure esperto? Icaro, anche Icaro è bravo. Oddio, vice capitano. Vabbè. Ciao, Ryu. Sayonara. Che? Amo vedere queste macchine. Cos'è il lungo e nero, amore? Sandra, dove sei? Salve. Cosa fai? Cioè, almeno due sono da sequestrare. Non so, sta imbecille, Dio mio. Esatto, rimettila a posto. Ma non va bene. Rimettila a posto.
Se mi paghi $50 e metti la posta, le porto via tutte. E metti la posta, Saeta. Le porto. Ma che cazzo ne sarebbe arrivasse così veloce? Mamma mia, e metti la posta, Dio mio. Se ne trovo. Tutte rotte. Se io ne trovo, così, se io ne trovo di messe male, allora la sequestro, altrimenti non è che tu me la sposti, la sequestro. Deve chiamare noi, deve e chiamare noi, è importante. Io chiamo il centralino sempre. No. Ma se risponde dal centralino, bene, se risponde dal centralino, a me. No, ho sentito una buona bucata. Qual è? No, oh. Io non c'entro niente. Così? Prego, mi dica. Buca le ruote, lei? È la mia macchina, vedo un po' le e quindi che senso c'ha bucare la tua macchina? E che senso ha che c'è un problema che c'è? Guardi, c'è un meccanico qua. Guardi, c'è un meccanico. Forse non mi sta capendo. Forse meccanici, prendete la sua macchina e portatela a demolire. Okay, mi piace. Forse. Ah, ok, questo è un discorso. Forse però lei non mi sta capendo. Io ero un posto, la macchina è sparita e non passa qua. Perché io ho chiuso gli occhi un attimo e sono ritornato. Comunque non buca le ruote. Minchia, ma come fai a guidarla se c'è? Non puoi, hai le ruote bucate. No, ma che cazzo fai? Cioè, non arriverai mai. Che minchia fai? Non arriverà mai al carattere, sì. Lei non gliela doveva dire questa cosa. Minchia, vabbè. No, signore, fermo. Scusami, ora non perché la signorina ti è permesso, ma te l'ho dato io e permesso la signorina, fammi capire. Io ho detto di portarla via, di lei. Ma la macchina è la mia, ma che cosa? Bene, uccide lei, o la sequestra perché è rotta, l'abbandona, l'isola di abbandono, oppure la porta via col meccanico. Sì, ma il problema è stato... Oh, minchia, ma come ce lo devo spiegare? Non è venga stato... Venga qua, venga qua. Io gli dico una cosa, signore. Sì, prego, dimmi. Tutti quei veicoli là sono rotti, ok? Perché? Sì. Sono rotti perché la gente buca le ruote perché non farsi rubare, ok? Ah, a posto. Questa cosa è penibile anche, è punibile anche un altro codice penale, ok? Vai, portalo. Okay. Perché una cosa è, è un abuso. Okay? Ne vogliamo parlare col governo così le spiego bene cosa è successo perché la vedo troppo insistente. No, guarda signori, io non posso parlare col governo, insomma, perché non posso. Comunque, il fatto sta, questa macchina non possono essere bucate le ruote apposta per non far rubare. Questa macchina era qua non per mia volontà, ma per un problema della città, come glielo devo spiegare? Ok, chiama un meccanico e la fa demolire. Non l'ha capito. Ho capito, ma lei chiama un meccanico e la fa demolire. Ho capito, e io le spiego mi scusi, lei, allora adesso mi ascolti. Un parere un attimo del cittadino. Se c'è bisogno del meccanico, lo decido io, non lei. Un cattivo... Basta, lascia stare. Un attimo, no, signore, mi ascolti un attimo. È pesta totale. Signore, mi ascolti un attimo, allora, venga, signorino, venga lei. Allora, vedete queste macchine, no? Tutte rotte apposta per non farle rubare, no? Signore. Non era per non farmela rubare, ma signore. Ok, allora perché hai bucato la ruota? Non era per non farmela, era in più, come glielo devo dire. Quindi hai bucato la ruota perché? Ne è uscita più ok, di una. Capito che la macchina è riparcheggiata perché è uscita più di una, ma lei buca le ruote per quale motivo? Perché poi magari arriva il meccanico, diciamo, il primo della città e la fa sparire, mettiamola così. Ma ci siamo noi meccanici addetti. Ma no, mi scusi, perché ora meccanico per dirle, portarmi via la macchina, non le costa troppo? D'accordo. No, lei che è un titolare di un business, le costa troppo pagare $100 per una macchina? Non mi costa niente perché tra l'altro io manco lo pago, quindi che costa ecco. La convenzione, manco lo pago, ma siccome andavo di fretta, sono di fretta, non è quindi stato ora sta perdendo mio. Tempo in questo momento. E infatti, ma, sì, però io le voglio spiegare una cosa, visto che lei parla di cose penali o meno, se io la mia macchina la devo portare via un meccanico, lo decide lei o io per la mia macchina? Beh, io la chiamo, la faccio aggiustare perché lei non può lasciare la macchina in abbandono, è stata d'abbandono e poi lei la sequestra se me la porta. E chi glielo dice che è stato d'abbandono a lei? Io beh, è un'auto rotta in un parcheggio e in stato di abbandono. E quando? E se magari io sono andata in banca e l'ho lasciata parcheggiata, che vuol dire? Rotta? Io la chiamo, lei la fa aggiustare. La macchina fino a prima che c'era lei non era rotta. Ok, ma io faccio un giro della città, torno qui, la macchina è rotta, io la chiamo. Dico, guarda, c'è la sua auto rotta. Viene qui, la fa aggiustare e la porta via. Esattamente, bravo. Ma, sì, ma è quello che avrei fatto.
Sì, ma se ci sono io, lei come fa a dire a lui? Gli dice, beh, ti sali la macchina sul carrello. Quello non gliel'ho detto io, ho detto ripari la macchina. Dice, scusa, amore, ci non sei rotta. Gliel'ha detto, no, gliel'ha detto lei. No, no, io non ho detto di... Io non ho detto di salire sul veicolo. Ho detto, faccia vedere i meccanici. Occupatevene voi, meccanici, se il signore... Vabbè, senta, mi sta facendo perdere tempo. Bene, ok, arrivederci. Adesso io chiamo ogni proprietario di queste macchine. Perché sono un bastardo apposta. Lo faccio 603 DZT. Verifichiamo. Perché sta macchina. Allora, sta macchina è del signor Connor Adams. Perfetto, Connor Adams. Ok, adesso lo contattiamo. Ciao Giussina. Sì, Demi, io sono agitatissimo con la mia gente, mi fa incazzare in questo modo. Adesso mi ho salito il tossico che c'è in me. Divento stronzo ora. Quindi. Su. Chiamiamo questa persona. Chiamo 1-1, lo chiamo. Non rispondi, mi segno la targa, te lo richiedi, chiamo dopo. Ma che succede? Oh, che succede? Mi sa che così mi piace. Ehi. Che succede? Amore, ma con vibratore, perché io me lo ricordo. Oddio, dice capitano, posso parlarle? No. Adrian, mi ero detto cancellato. Vedi, poi si lamenta, cosa? Dice capitano, posso parlare un attimo? Venga. Dimmi se ma con i vibratori sono così forti. Guardi, allora. Guardi qui, queste macchine. Le vede? Sono tutte rotte apposta. Non facciamo magie strane un attimo, aspetta. Comunque. Devo fare una... No, non faccia come. Non faccia la polizia, no. Però è stato il fatto sta. Vede le macchine, la gente le rompe apposta per non farle rubare, no? Lo so, ma se è l'unico modo... Ok, ma io capisco. Quanto ci costa chiamare un meccanico e mandarle e farle portare la demolizione? Oppure andare a farle demolire? Lo so, purtroppo... Ecco, io quindi ho l'idea adesso di chiamare ogni proprietario, di farle aggiustare e portarle via col meccanico. Perché se una cosa bisogna farla per bene. Perché questa cosa qui è un abuso, diciamo, che io non dico. Farlo, se vuole farlo, lo faccio. Mi faccio tanto... voglio fare un po' la stronza. Mi è salito un po' il nervoso che c'è in me per colpa di una persona. Ok. Faccio... Ho firmato la petizione? Certo, firmata. Bravo. Comunque, niente, adesso chiamerò il mio proprietario, la farò aggiustare, la farò portare dai meccanici. Ok. Si posso farlo, giusto, legalmente? Sì. A posto. Bom, ragazzi, ora faccio il bastardo, ma lavo tanto, faccio il bastardo. Lo prenderai in giro sicuramente. Abusa contro il presidente. Però volete fare distinguere? Niente, bagabusano con le macchine. Abbiamo. Io ho fatto partire una petizione. Sì, vediamo quante firme riusciamo a raggiungere. Beh, dice, come sta? Non parla con il giudice. Beh, Popovski, venga. Che cazzo l'ha mai visto il giudice? Io. Sempre in giro a cazzeggiare. Sì, il giudice è allora. Adesso mi è salito il bastardato. Mi è salita la tossicità che c'è in me. Mi è salita? Mi intenda? E per colpa di quel tizio lì che mi ha messo a discutere con me. Tutte le macchine. No. Facciamo finta che io non l'hai mai detto. Comunque. Chiamo ogni proprietario. Ok? Sì. Chiamerò ogni proprietario. Ogni proprietario dovrà, sarà obbligato, se risponderà al cellulare, ad aggiustare la moto e farla portare via dai meccanici. E ci pagano? Certo.
adesso che vado, non diventiamo businessman. Adesso vedo ogni moto di chi è, a seconda di chi è. Prendiamo tutti quanti lo strip club. Se non rispondono, amen. Se rispondono... C'è un sacco di lavoro da fare, vieni. Vieni Crash Central. Ma sei uno stro... 4. Sbaglia. Perché qua sotto c'è la gente che ha deciso di iniziare a rompere il cazzo a tutti per far rimarare tutte le macchine qua distrutte. Quindi big soldi. Va bene. Beh, hai detto finisci le tue chiamate e arrivi. Sì, sì, certo, 089 CLA. Ma se si avvicina di nuovo quel signore poco raccomandabile che voleva buttarmelo in Mike Siviani. Mi dispiace per Mike. Ma devo farlo. Chiamalo, chiamalo. Quello che chiami? No. Però io non vorrei rompere il cazzo, però è fuori dalle strisce, cioè questo qua non è. No, è un parcheggio, parcheggio. Mike. Emily, allora io ti uccido. C'è una tua moto rotta alla gara centrale. La mia moto rotta alla gara centrale. Esatto, No, la moto l'ho parcheggiata io, ero con Ellison. E poi l'hai rotta, perché non partela a rubare, vero? No, ero con Ellison in auto. Quella rotta. Quella mia adesso. La moto quella rossa. Che mi allontano un attimo. Non sentivo niente. La moto quella la rossa. La moto l'ho parcheggiata, la vedevo dentro nel parcheggio. Di sotto, quella sotto, no? Io l'ho messa nel parcheggio. Poi sono andato via con Ellie, ho preso il galo del Ferrari mio da casa. Quindi quella rossa l'hai abbandonata, lasciato qui parcheggiata, l'hai usata? L'ho usata, ma l'ho messa anche via. E io la vedo qui parcheggiata, la tua 089 CLA, è una Ducati. Panigale, devo tornare giù a spostarla, cosa devo fare? Devi farla aggiustare. Perché io non sopporto delle macchine tutte rotte sotto la gara centrale. Sì, cioè, o le sequestro tutte oppure le venite aggiustare. Perché sinceramente mi sono rotta il cazzo, se non parlo di te, ma c'è gente che ha dei atteggiamenti di merda, mi ha fatto sentire il tossico che c'è in me, quindi... Atteggiamento tossico, diciamo. Posso andare a aggiustare più tardi? Atteggiamento tossico che c'è in me mi ha fatto venire su, perché mi si è lamentato perché gli ho detto di parlare. Sparami in petto. No, un altro adesso. Comunque, io sto aspettando il carattere. Ma adesso chiamo pure Spara in petto. Vedo la sua macchina. Quindi, buona fortuna a me. No, comunque, quindi non vieni su alla festa. Guarda, per colpa di una persona che mi ha fatto sentire il tossico, proprio il tossicismo al massimo, penso che era tardi. Tanto l'evento è stato ritardato, ho sentito dalle 23 a mezzanotte e l'incontro a mezzanotte all'aeroporto. Ok, va bene, allora ci vediamo più tardi. Va bene, ciao Emily. E vai, chiamiamo tutti. Guarda, questa qua di chi è? Vediamo un po' di chi è. 064 064 UHP. Sì, c'è sparo in petto, mannaggia, Christopher Ross. Buona fortuna a me, ragazzi, auguratemi buona fortuna in live, ragazzi. Devo andare a litigare con Massimuccio, sparami in petto. Porca troia, ma Pambrodova. E chiamiamo Massimuccio, sparami in petto, che gioia, che felicità. Che bello, puoi chiamare del Mac. Devo chiamare Massimuccio, sparami in petto, che gioia. E vi spara in petto questa macchina? Sì, mamma mia. Posso fare le gomme così paga di più? No, augurami. Ho i droni, cazzo, che poi dopo magari mi vuoi chiedere la bodycam e poi... Devo pubblicare la modica che dici ste cose, mia. Andiamo a litigare con Massimuccio adesso. Vai, cadu coglioni, guarda. No. Buona fortuna a me. Pronto? Buongiorno! Chi è? Questa gente Wilson, salve. Speaker. Ah, ciao. Comunque, salve signor Spavio in petto, a parte gli scherzi e tutto. C'è il suo veicolo, la sua BMW M5. Mi scusi. Adesso abbiamo M5.
Sì? In stato, diciamo, abbastanza brutto sotto il garage centrale, rotta, danneggiata. Mi sa che è sbagliato. Mi sa che ce l'ho davanti a me. Perché vedo la tua targa, 064 VHP, giusto? Sì, il problema è che non è la mia. Ma è la targa è questa. Sì, no, allora, sono dietro di te. Aspetta. Dov'è dietro di me? Oddio. Eccolo. Oddio, dietro di me. Il problema è che quella non è la mia. Eppure è la sua targa. È la mia, nella mia targa, ma non è la mia macchina. Guardi, dato che l'auto è intestata da lei fino a prova contraria, le chiedo gentilmente di riaggiustarla, perché mi sembra un stato d'abbandono e io non vorrei sequestrarla. Ho capito, ma... cioè, la devo ripagare quando... No, non la sequestra la tua da lì. Non l'ho utilizzata... Guardi, lei sicuramente l'avrà parcheggiata qui in passato, poi la sua assicurazione le avrà fornita un'altra in passato, più. È impossibile. E dove l'ha lasciata l'ultima volta, allora? La mia è là. Ok, ma prima di prendere quella lì dal garage, dove l'ha lasciata? Da nessuna parte. E quindi questa macchina è magica? Praticamente sì, perché era come se fosse invisibile, non so se mi spiego. Guardi, io sinceramente purtroppo le dico da legge, devo chiederle di aggiustarla. E il meccanico è già qui pronto per poter lavorare con lei? Aggiusta sta macchina prima che oppure, faccia la strage. Anzi, dai. Oppure la fa direttamente portare a demolire, sa? No, non fa niente. No, la fa portare a demolire, via. Perché se è aperta, c'è dietro che gliela rubi, lo vede? Quindi io non le consiglierei se riesce a chiuderla bene, altrimenti la può portare via dal meccanico, allora la vanno a demolire. No, perché non è mia, apposta. A posto, allora la paghi pure il meccanico e la faccia portare via da loro, che se ne occupano loro. E la demoliamo, dai. Sì, quanto certo. La demolizione? Demolizione mi sembra che sempre sui $100. Va bene. Adesso chiamiamo il prossimo. Dobbiamo solo aspettare che arrivi il signore. Vediamo un po' di chi è questa moto qua. 801 di Dix. Ma non è rotta, non gli rompa il cazzo. Ah no, questa non è rotta, vabbè, perfetto. Se funziona, perfetto, allora questa funziona. Questa è rotta? No. Questa è rotta? I furgoni qua dietro, sì, sono rotta. Allora, chiamiamo più tardi un furgone. Qual è rotto? Ok, questo qui è rotto, mi sa. Sì, fuma dal motore, fuma. Mi piace. Provo ad accendere. Non è scosso la targa. Vediamo se funziona. No, non funziona. L'ha pagato, signor Massimuccio? L'ha pagato? Le ha dato i soldi, signor Sparo in petto? No, vabbè, è sparito. No, è sparito, vada a farsi pagare. Vabbè, cazzi suoi, lo vado a 009 BKC. BKC. Sì, è la stessa. Brava Demi. Allora, questa macchina è del signor Ettore Maria. Me è da sequestrare. Sì, proprio la prima quella. Okay. Comunque. Signor Ettore, non bucare le ruote che ti uccido. Ettore Mariani chiamiamo. 442. 42 di nuovo. Madonna, cos'è sto numero? 2 6. Comunque questo è un business, dobbiamo metterci ogni sera qua. Comunque barra, se non sparo in petto si faccia pagare, che se no quello se ne va, lo dico subito. Ma l'ho coltello, credo il problema. Senti, ti prego. Facciamo aspettare quello che arrivi a riparare. Non risponde Mariani, mi incazzo. Eccolo. Ma non so, forse sono entrambe tue, vediamo. No? Far rimettere a posto questa macchina e farci pagare. Far mettere a posto questa macchina e farci pagare. Mi toglio, eh. Ragazzi, lo subito. Sistemala e questi qua sono $100. Questa qua... palle. Che cazzo te ne frega? Me ne frega. Ma guardiamo se è riparata. Prova a sederci sopra. Sì. Questa è di chi è sta macchina?
Allora, un attimo, 53. Ma penso che sia di Maricola la moto. Agente. E? Dove cazzo vai? Una chiamata di lavoro, la prende Adrian. Oh, ma io la vedo ancora un pochettino fumante la moto. Che cazzo è successo? Vabbè, ma penso a questa. Adopera poi... con calma, non sì. Ti preoccupare. Non mi preoccupo, sono soldi questi cazzo. Cazzo si frega, $200. Vabbè. L'ha pagato? Aspetta, dobbiamo... Io e il mio manager non ci capiamo molto. Lui allora, signori. Spostare il camion, ma... Allora, signori. Le auto sulla porta via sono questa e la moto che ha appena spostato via laggiù. Sì. E sì. Anche mi spara un petto e lo minacci di morte se non paga. Okay, ciao da Colin, top! Ma si ripara sta macchina? No, forse il problema è uno. E mi risalto ninja. È controllo del bello. Ho capito. No, è Veronica Stone è l'altra. È molto sbagliato. Mi sta impegnando, dai. Ecco, ecco signore, proprietario. Ok. Devo chiamare anche Tore Mariani. E questa macchina questa? Qui? Sì. Sì, la mia. Devo chiamare anche Ettore Mariani perché anche la sua. Parlo con il mio manager nel frattempo che è quello vestito con... Anche Mariani. Lo chiamo, questa riparazione più spostaggio di macchina costa $100. Ok, bello. E neppure diminuito di $100, signore. Ecco qua. Sono tornato a tale, Ettore Mariani e Mike. Mike pago io per lui, poi faccio dare i soldi. Ok, allora paghi il doppio. Ti do $100. Attenzione. Quali mancano da riparare? No, ma quella moto lì gli hanno buccato le gomme, il problema è quello. Vabbè, dai, l'abbiamo riparata. Ma, se la... ma che se la porta via da solo il tizio? Me l'ha rubata, allora vabbè, meglio. Ma no, meglio, ci risparmiate il lavoro, fate subito la è a posto. No, no, tutto, lascia stare. Ma queste hanno buccato le gomme? Lasciate stare, finché non lasci di danno al motore, lasciate le parcheggiate. La sposto solo un po' più in giù perché mi dà fastidio sul gradino. Sento. E vabbè, tu spacchi le portiere. Minchia, davvero. Multa del 15%. Poi sta a posto. Furgone di Mariani. Vabbè. Chiamo Mike, chiamo. Mariani la sequestra, non posso sequestrare quella. Mike. Dimmi. Ciao, anticipo i tuoi $100 di rimozione della tua moto che è danneggiata, poi me le dai, ok? Va bene. Perché okay, sennò qui sai perché adesso te lo dico. Perfetto, sì, ho già capito perché arriva qua. No, no, è già arrivato, già arrivato lui, no? E quindi se vede che poi la tua non lo faccio, però si incazza. Grazie mille. A posto, ciao. Quindi a posto, guarda che la moto. Riparare anche le gomme di quella. La moto e questa qui anche è rotta, vedi che è fumato il motore, eh. Di che Raffaele, è? Fermo, non salire. Un attimo. 660 YYE. Non aggiustarla. C'ha il motore dietro, mamma mia. Raffaele e Mariani, esatto. Non aggiustarla, aspetta. Aspetta, non aggiustarla, aspetta. Dai, fammela provare poi. No, un attimo. No, allora, come minimo qua ripararla sono $1000. Questa sì, cazzo. Non è come la macchina del genere, non è come le altre. $1000. 2. Così impara ad averle rotte. Speriamo che ci sia Raffaele. Raffaele Mariani, parla con lei? Allora, io l'aggiusto in casa. Fai ma porco giù. Non aggiustarla, t'ho detto. Io l'aggiusto. Forse si lamenta che dice l'auto non è aggiustata perché mi chiama. Sono testimone. Testimone. Per cui la gente più strana di città, dai su. Beh, Raffaele è pure simpatico. Infatti. 3, 2, 9. Un attimo. Portati da casa e dico che non ho messo dopo. No, il mio dito sta degenerando sempre più. Raffaele Mariani? Mi dica. Salve, c'è la sua auto gialla, non so come si chiama. Danneggiata al garage centrale. Meccata.
Sì, l'ho fatta riparare dai meccanici. Potrebbe pure venire qui a pagarli per le rimozioni, anche perché non voglio auto rotte al garage centrale, perché sennò... 10 minuti e arrivo. 10 minuti, dentro la paletta? Sto a nord. Ok, la tendiamo giù, tanto sono i meccanici qua. E c'è cioè, quello deve pagare al cappellino arancione in testa. Arancione? Arancione, sì. Ok, perfetto, va bene, arrivo. Ok, a posto. Guardi, sì, perché... A posto, ma mi sa giù poi vabbè. Già finito? Eh sì, queste due moto qua. Madonna, oddio. Oddio. Che cazzo stai facendo? Ma... Che signore? Successo? Sì? Ma è pazzo? Ma è... Io? Che cosa... Dov'è il problema? Ma come dove è preso il problema? Sì? Signore? Dove? Ah, sprontano via tutti. È lei il servizio del coroner? No? Io sono il becchino. Sono venuto a prendere ammazzo qualcuno, lo giuro. Sono venuto a prendere questa persona. Mi serve il coroner, non il becchino. Sono anche coroner. Ok, allora deve caricare la persona. Questa è la cartella. Si chiama Fernando Prendi Tutto. Oh, ma cosa è successo qua? Fernandino. Spostato. Fine. Come lo carico? Lo carica. Dentro la macchina qualcosa fa. Allontanatevi tutti, per favore. Ma signori, sono un dottore, cioè, cosa è successo? Il dottore 20 minuti fa doveva arrivare, amico mio. Avete lasciato morire questa persona, lasciato morire. Tu, l'altro collega tuo e quello che ci ha mandato pure a fare in culo a noi. Ah, ma è un cadavere questo? Sì. Allora mi toccherà legarlo, allontanatevi. Oh mio Dio. Non guardate. Come mai è vabbè, sta macchina è sequestrata. Io vi parlo di tutto. Cioè, portarla via. Quando sarà? Ieri a mezzanotte la gara a luna. Andiamo, signore. Ok. Poverino, che brutta fine. Prenda, questa è la sua cortella. No, oh, grazie, sì. Metto qua dietro. Sì, sì. Oddio, con me. Ah, me la sposta. No, non vuoi. Arrivederci. Arrivederci. Oh, che puzza di morto qui dentro. Niente. Ehi. 0,25. Ehi. C'ero. Vabbè. Ehi. 0,25. Ora? Ok, amico mio. Ciao. Ciao. Ehi. Riguardo a ieri, non gli ho detto a nessuno quella cosa. Lo vedo bianco. Ma sì, sì, ha avuto una trapianta di pelle. Come bianco? Oh, sì. 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 Siamo tanti in città capitano oggi. Siamo via questa macchina. Sì, tanto di un morto. Perché trovi? Porta sfiga. Tocca la tua. Vabbè, allora, la macchina di Mariani, devi aspettare ancora Mariani. Ma Mariani paga il triplo più ci mette, eh? No, tanto era altro lavoro da fare. A posto. E altre macchine non ci sono? No, altre macchine no. Speravo. Sì, io torno dopo, ci sono macchine fuori posto, danneggiate. Le... Quella è rotta adesso, ma che cazzo? È già rotta la prima, giusto? Questa vedi che questa è già rotta la prima, giusto? Vabbè, questa il tiro non risponde. Adesso vedi come la sequestro. Sequestro? Poverino. No, non posso adesso, le lavare poi un po' dopo. È gente, ma quella lì che è in mezzo alla strada? Eh? Questa qua grigia. Dov'è? No, l'hanno spostata. Ah no, vabbè. Guardi. Ma era messa a sentire un signore poco fa, tanto... Vedi, sarà parlando lì in mezzo. Vedi quello lì, ecco il proprietario. No, la devo lasciare lì. Mi ruba il lavoro, vede? Vabbè. Niente. Beh, se mi sa che anch'io mi metto a fare il meccanico in tempo libero. Ma lei cos'è? Non è ancora meccanico? No. Felicemente disoccupato.
Sai quando guadagna tempo libero? Da me che un sacco. Sì, sì, dai, mia, quella lì. Perché diciamo che se lei veramente si impegna a lavorare, la gente fa incidenti, o la polizia la chiama. Ma io già mi impegno a lavorare. Secondo me l'ho scritta. Agente Emily, eccomi. Timo, la macchina è quella lì, gialla, venga, venga. Sì. Ma è contro il mio volere. Paghi i meccanici, paghi il meccanico che la portano via. Quanto vuoi, Timo? Ma lui mi sta simpatico, dammi $50 e basta. Ce n'ho 30. Va bene, niente. 30. Poverino. Cioè, Mariani, ti pieni i soldi, Dio mio, e paghi $30 del meccanico, poveretto. Se ne vuole 30, te lo fa. Lui vabbè, io spero che nel buon cuore di Mariani che un giorno verrà a pagarti tutto il resto che ti devi. Ad esempio, quella macchina sarà mia, vero? Esatto, no. Tipo questa. Vabbè, no. Questa qua è mia. Non comunque, questa macchina adesso verrà portata via e verrà demolita, ok? Ok, tanto... Tanto l'assicurazione verrà fuori da un'altra. Eh sì, l'ha aggiustata adesso, l'ha aggiustata. L'ha aggiustata. L'avvicino allora, se no non ce la passa. Vabbè, tutte le altre funzionano, la moto la porta via, apposta. Vabbè, Poschi, piacere, arrivederci. Arrivederci. E ci si vede. Mi chiami quando c'è bisogno di lavorare. Sì, anche lei, mi chiami. Ah, suo fratello, Mariani, Raffaele. Ha abbandonato due furgoni rotti lì. Sinceramente io volevo chiamare lui e farli pagare entrambi i furgoni, però... che te faccio, Ettore? C'è lei qua. O paga lei, il tiro schiaffoni per suo fratello. Vabbè, quanto carichiamo la moto? Quanto vuoi, Timothy? Vabbè, tanto paga dopo, Timothy. Niente, vai tranquilla. Vabbè. Carichiamo la moto. Anche i furgoni. Ma qua era con le ruote bucate, fermo. Sì, sì, che poi dopo... Aspetta, che mo si distrugge pure questa moto, mi tocca spingere, che palle. Funziona ora? Sì, ma adesso ci sali e implode. Ok. Vai Mariani, dica, facciamo un bel cazzatone al suo fratello magari da parte mia. Sì. Di non abbandonare più i veicoli rotti. A posto. Dico che è sbagliato. Dico che è sbagliato. Vabbè, a posto. Allora Popovski. Aiutami te. Popovski, arrivederci. Privi. Madonna raga, che coglioni però. Vabbè, ma così si manda, oh? Vabbè. Qualcuno mi riceve una radio? Ti ricevo, ricevo 4. Mi ha detto il medico, uno dei soprano, se non sbaglio, che capolinea, che il Baker così gli hanno dato della gorilla e gli hanno detto di fumarsela. Gli hanno dato 3 unità di gorilla. E niente. Il gruppetto che è il Baker, Timothy Popov. Ma non è possibile, erano con me fino a... Oggi pomeriggio. Siamo certi? Sì, siamo certi, mi ha dato il medico. E niente. È la gorilla. Vabbè, mi dispiace per capolinea.
E niente. Vabbè. Graves, sei in chat qua della live, sei sempre di cretini, siete. Dipartimento di Polizia Los Santos, parla con Sergente Wilson. Phoenix. Dimmi. Sento dei colpi d'arma da fuoco. Sì, anch'io li sento. Nella zona del garage centrale. Aspetta. No, sono in armeria. No, sono al garage centrale, sento dei colpi da... ma è l'armeria, eh. L'armeria, vabbè. Sì, sì. Allora. L'ho portato. Chi è che si diverte a sparare qua? Oddio. Tenente? Le vuoi multare perché spara? No! La sentivano fino a garage centrale, questo fatto. Vabbè, sono in un poligono. A posto. No, infatti, arrivederci. E con che gente che va in giro il tenente? Dun dun. Ci siamo 79, mamma mia. Pasquale, no! Non riesco a costa direttamente. Ma poi sempre la signora. Signora, quella che è la più fiscale di tutti, eh? Non riesco a... Stop. Spenga il motore. L'aspiro anche abbia... Ma vedo dei problemi incredibili su sta macchina. Io spero che lei abbia rinnovato le patenti da prima. No, me lo sto guidando. Salve. Posso vedere i documenti per favore? Identità e delle licenze, grazie. Vabbè, ho capito. No, sono a poligono, sono appena stata lì. Allora, signor Pasquale Casatiello. Faccia controllare un po'. Hop, arrivo subito. Campa Hammer, ragazzi, per il follow. Uoj. Precedente penale. Ci ho portato la mia pistola a fucile. 2 precedenti penali, 3 precedenti penali. O 2, vabbè. Opla. Signore? Annoto dal mio computer di bordo della volante che lei ha 2 precedenti penali, tipo la detenzione in ordine, pubblico ufficiale, oltraggio pubblico ufficiale, resistenza all'arresto. Ma sono passati tanti anni. Risalta 3 persone. E quello più recente è di lunedì scorso. C'era un po' più di tempo fa, anzi no. Più recente invece è... Tento da rapine. Fuga della polizia, truffa e falsa testimonianza. Ma io non mi ricordo tutti questi cose. È passato un po' di tempo, però l'ultimo è molto vicino, lo sa, vero? Vabbè, non cambia nulla, comunque. Devo dire una cosa, comunque. Lei viaggia... Lei viaggia sempre... Viaggia sempre senza patente, lei? No, non vedo mai, è capitato mo' che c'è stato un problema di magia. Signore, io... È stato effettivamente un incredibile problema, tipo io ho provato a guidare in questo momento così, però tipo... Pasquale per qualche motivo rimane... Attenzione! Salvi! Ma... una rimozione? No! Come no? Andate via! Vabbè, arrivederci. Mamma mia. Rimuoviti per me, posso andarci, ma no? Sì, vieni. No! Stavano già allora. Comunque, signor Pasquale, sì. Le devo effettuare una multa del 5% del patrimonio per guida pericolosa e guida senza patente. E mai non vedi niente? Eh? E io non c'ho soldi. Le verrà tutto ritardato dal conto bancario. Se il conto bancario è già zero, niente, pagherai in un altro modo.
Adesso vedremo, verificheremo tutto. Faccio vedere un attimo il tablet. Giunti. Ok. Dimmi i passaggi qua. Ma il suo pigiano di scarpe. Guardi, Sì. Allora, signor Pasquale, casa Piello, ok. Sì, faccio compilare il modulo. Sì. Faccio compilare il modulo. Così? Cosa? Mi fa il dito medio? No. No? No. Sicuro? Sì. Che ho visto un bel braccino uscire con un ditino. Ma io non mi sono niente. Vabbè, faccio più di nulla. Grave. Cosa? No. Paura. Allora. Guida. Ma si può anche vedere la corsa. Cosa? La corsa si può vedere. La corsa? La gara? Sì. Non ne ho idea, ma penso di no. Si potrà vedere solo dagli spalti, solo dalla zona di partenza e di arrivo. Ecco lì. Scusi, mi accendo una sigaretta se non dispiace. Mi accendo una sigaretta se non dispiace. Dopo. Ma come sono macchine mie? Vabbè, sta accenda. A posto, ok, ecco che la sommota signore. Le avrà tentato di, diciamo, telematicamente. E signore, lei il passeggero, le chiedo gentilmente di scendere, perché sennò vorrei fare a montare per sbaglio, poi... Signore? Giunge Chukutakaku, scenda. Scenda, scenda, scenda lei. È in arresto? No, non è vero. No, non è vero, non è vero. Ecco qua la sua telematicamente. Ma perché ha fatto la multa a me, Ma come? No! Peraltro mi ha preso un sacco di soldi! Vabbè, le segni 8161. Non si preoccupi. Vabbè, 8161. No, ehi, signor Scorrettiello, scenda lei intanto. Guardi, signor Giungi, se le faccio di nuovo la multa a lei. No, si allontani, va che è meglio. Ok. Me li segno comunque. Ok, su ora. Ok, ora lei. Sì, 276 okay. Dollari, 5%. Perfetto, a posto, adesso 800 erano 8161 dollari, vero? Sì, una cosa del genere. Sì, sì, perfetto, adesso mi occuperò io, non si preoccupi. Vabbè, non si preoccupi. Signor Casatiello, faccia guidare al signor Giungi, che è meglio. Poi meglio, va che lei non sa guidare molto bene. Speriamo che non ci sia stesso problema di più. Parlerò col capitano. E al massimo faremo via presidenziale o via governo e li farò ricevere i soldi, ok? Non c'è problema. Me lo segno, mi dia i documenti, anzi. Arigato. Mi dia i documenti. Sì, certo. Okay. Sì, così me li salvo. Perfetto, ok, adesso ve lo farò sapere nei prossimi giorni, massimo, ok? Va bene, ma non si preoccupi, insomma. No, è mio dovere dover restituire i soldi che per errore sono stati tratti a lei. Grazie. A posto, arrivederci. A presto, Rip. Comunque Grave, ti hanno accusato, ti stanno accusando in radio, ok? Tu hai venduto, è passato dalla gorilla a qualcuno. Il medico che sniccia in teoria è vero, il medico non vede e non sente, ragazzi, però
Se volete vedetevela tra in assistenza. Noi come consiglio a questo punto veramente medico snicciato, perché già. Uno verso su uno. Da chi l'hai presa sta emoticon? Grave. Da Wasca. Ah, ma tanto cambio veicolo, quindi non c'è bisogno di questa. Cazzo, è andata. Vabbè. Oddio, che cazzo ho premuto? Oddio, oddio. Che cazzo? Oddio, scusate. Opla. Ma... vabbè. Le tue limonate? Sì, le avevo avute tutte. Buone le limonate di Marie. Chi erano quelli con le tavole di nero? Madonna. Ma lì c'è quasi? Che senso? Oh mio Dio. Cioè, in realtà questa è una situazione un po' strana, però, con Emily, cioè, ma lei è fidanzata, no? Con Shanti. Lo so, a Emily piace Mike, però ci sembra qualcosa sotto tra Mark, cioè,
c'è Emily che prova a sapere cosa per Marie, però è una segreta sta cosa, purtroppo. Grave, non c'è bisogno. Oh. Mamma mia. Un ale morente. A caso. Assistenza 1 verso 1 per 0,25. Andiamo al mojito in, cavolo, che ci vuole anche un po' di stare un po' a rilassarmi. Pronto, dimmi. Sì, salve LSPD, qual è l'emergenza? Dimmi. Qual è l'emergenza? Dimmi, che c'è? Ciao Wilson, come stai? Tutto bene, sono davanti al mojito. Ancora in servizio? No, sono al mojito. Ok, okay, siamo anche noi al mojito, bella, ci vediamo. Ciao. Ciao. Non incidente tutti. Un attimo, arrivo subito. Non posso presentarmi al mojito in, dove c'è Mike. Sì. Col distintivo, quindi ho dissumato quanta gente che c'è. Vado qua, tolgo il distintivo. Molto strano, ma anche Shanti sa che Marip piaceva un botto a me di prima. Amore segreto però per sempre. Ci sarà sempre un posto nel cuore per Marie da Emily. Cintura dorata color rosso ci sta un sacco, dai su. Però Marina non ha avuto mai il coraggio di dichiararsi a Emily. E Emily mai il coraggio di dichiararsi a Marie. Non ti dico qualcosa. Ma in realtà io non ho mai... Diciamo che io in realtà non ho mai avuto a che fare con te, quindi... Meno male io non ti conoscevo. Però se tu avessi fatto avanti... Non ti avrei mai conosciuta se non ti fossi mai fatto... ci vado subito. Lei non è... C'è ancora con me. Ciao Marghe. Guarda che lei ancora devo arrestare. Sono sordo. Cavolo. Ma che cazzo. Lei è troppo simpatico. Ma è mio. Miau. Va bene. Sono io. Ma c'è capelli rossi, raga. Loro cazzo. Sì. Ma? Ma c'è un bella. Wilson, salve Wilson. Salve, oddio. Salve. Oh sì, grazie. Chissà come mai. Stavi dicendo? Che no. Non mi ricordo. Ma? Improvvisamente mi viene da dirti ma... c'è ragione. Visto? Visto che sì? C'è ragione. Non lo sapevo come mai. Tengo il ritmo. Sì, sì. Ah, ok, allora. Stavo per fare la pizza di merda, lo sto fatto. Va bene, io me ne finisce la festa, forse. Ah, no, forse... No, dai, tengo il ritmo. Va bene. Ciao. Caffè. Ma, oddio, ciao. Ciao. Salve, Wilson. Ma chi è? Come chi è? Ma chi è? Sono io. Ma io sentivo la voce normale, questa è una voce strana. Perché ho messo il casco. Ecco qua. Sei 180? 180, sì. Capolinea ti ha letto, porca troia. Ma chi sei? Sapessi. Ma boh, sei preoccupante, vabbè, però.
Sono MacMahon, che cazzo sono? Niente. Vabbè, io vado. Anthony, ciao. Ciao, Emily. Senti, devo parlarti un attimo. E vieni che parliamo. Di qua. Mamma. Senti, ho avuto cosa dire un po' con chi è il titolo di Pareto? Mortmetti. Ecco, ho avuto un po' da dire con lui, lo sai? Ah sì, e che ha avuto cosa fare? E niente, perché il fatto sta che io sono andata nel garage centrale, no? E in pratica l'ho sorpreso mentre bucava le ruote della sua macchina per romperla. E allora sai che io l'ho visto, ho detto guardi, perché la rompe, scusi? La mia macchina, tutto qua, è stressato, incazzato. E gli ho detto, guardi, sono i meccanici, la faccio portare via da loro, no? Se la macchina, diciamo, è così di età doppia, dato che la sicurezza è una frenata un'altra, forse. Ma no, io non ho capito, ma aggredita una roba, lei non ha capito che cosa sto intendendo io. E la macchina, cosa così, tutto stressato, allora, alla fine, ho detto, guardi, ci sono i meccanici, se lo occuperanno loro della sua auto. Allora, il meccanico, diciamo, sbagliando, è stato sull'auto. E alla fine si è incazzato, tutto così, poi alla fine... ha pagato i meccanici, non so neanche se l'ha pagati e... vabbè, cioè solo a dirti, ho avuto un po' un atteggiamento un po' bruttino, Chi è morto Marquinde? Sì, però vabbè. Va bene, poi ci parlo. Vabbè, no, solo voglio dire che non sono stronza io, il fatto è solo che se lui poi dopo fa rispondere in suo modo, divento stronza, capisci? Sì, vabbè, poi ci parlo io con Mortimer. No, grazie, Anthony. E da cosa? Comunque auguri, buon anno, Ah, buon anno anche a te, perdonami. Poi tu due giorni in ritardo, però vabbè. Sì, vabbè, ma tutto quanto abbiamo avuto il nostro impegno fuori città. Già. A posto. Apprezzare, ciao. Dammi un abbraccio, va. E io facciamo io. Ah, vabbè, ecco. A posto. Perfetto, grazie. Microfono. A posto, ognuno vuole dire la gente. Ciao. Ciao. Microfono attivato. Ma cosa sono queste chiamate al negozio di vestiti vicino a Vanilla? Dani, sai come mettere la guida con il pad? No. No. Ciao Wally. Ciao. Come sto messa così? Andiamo a mettere la gonna, vieni con me. No. Ma che sì. Mettere la gonna? Cosa mi dice Gerico? Sai che ho fatto amicizia con Emma? No, davanti ai cancelli dell'aeroporto. No, me ne sto già occupando io, tanto la gente non arriva adesso, a mezzanotte inizia l'apertura dei cancelli. Mi piacciono le tue gambe. Dove l'ha letto? Me l'ha detto l'organizzatore. A me l'organizzatore ha parlato chiaro, se siamo più di 64 in città non si fa niente. Ma guarda quanto è chiaro. Infatti, quindi molto gente verrà rimandata domani. Ma ricorri! Ma siamo 73. Infatti, se siamo più di 64 l'evento non si fa. Perché? Oh, io ho sentito che... cioè, mi hanno detto all'11:30 fa entrare chi c'è qua fuori, non fa niente. Santo, te lo dico a FRP, se... dato che Sinca ha problemi, Zanor mi ha detto proviamo lo stesso, proveremo. Ci provate? Stesso, però non assicuriamo niente. Va bene, comunque inizierà alle 23:30 o alle 00. È 11:30, dovete stare all'aeroporto. Va bene. Io sono all'aeroporto e sto... comunque non c'è niente da perquisire, perché tanto non possono fare azioni illegali. Vabbè, ma le armi mi hanno detto di togliere. No, alla fine, alla fine mi ha detto Zenon sia in Brigator. Le riceve? Sì, ti dicevo. Questo potrebbe passarmi gentilmente il numero di telefono del giudice? Del giudice? Sì. Allora. Senti. Ho appena avuto via radio notifica che mi stavamo parlando adesso. Malissimo. Dimmi. Mi senti? Sì. Un attimo. Soprano, ti chiedo subito un attimo, aspetta, che sono soprano con tre persone al suo momento. Perché stanno lasciando di me. Ma quindi ci fanno usare l'elicottero? Senti, l'elicottero lo usiamo a prescindere, perché diciamo che non lo chiediamo, vogliamo appunto. Comunque se no alle 23:30 l'incontro giù, ai cancelli dobbiamo stare noi.
Nanna 23:30. Sì, sopra non è già lì, pensa un po' a te, Filippa. Sai che sono 25, vero? Eh sì, io sono a Paleto, pensa un po' a te. Sono appena arrivata, voglio divertirmi. Ehi, ma sacca, non c'è pet, vabbè. Comunque, ottimo. Andiamo in elicottero? No, ci vedo qui. Sì, certo. Scendiamo, però tipo fino all'aeroporto no, meglio di no. Io fino all'elicottero intendevo. Fino all'aeroporto. Adesso vediamo, ora Sandra, scusami, cioè, devo capire un attimo come organizzarmi. Vai. Ciao. Allison. Dimmi. L'incontro è alle 23:30 giù allo aeroporto. Dobbiamo andare tipo ora? Sì. Niente gonna. Meglio. Ok. Anzi, vado a mettervi lo distintivo, aspetta. Ambrogio? Cazzo, senti, Ambrogio, ma si fa comunque l'evento? Per ora li facciamo accomodare tutti qui. Ok, ma ci proviamo. Dimmi che alle 23:30 non le 00, mannaggia, Ambrogio, eh? No, allora, l'evento si fa. Ok, ma alle 23:30? No, allora, si fa a prescindere. Solo che, come succede quel problemino, si annulla tutto. Ok, quindi allora ti dico una cosa. Le 23:30 alle 00? Perché tipo alle 00? Però mi è stato un vice sceriffo, mi ha detto che qualcuno degli organizzatori ha detto 23:30 lì all'aeroporto. No, 23:30 per quelli che devono... Per i piloti, per queste cose così. Ah, ok, no, perché... Allora fai l'annuncio. Hai già fatto l'annuncio, giusto? Non serve. Perfetto, a posto. Ciao, grazie Ambrogio. Scusi per lo stress. Di fare una... Ragazzi, sto per impazzire. Che succede? Rosa? Così. Ragazzi, io vado giù e vado all'aeroporto. No, d'accordo. Beh, che senso. Vai a prendere Cassandra. Sì, vado a prendere Cassandra. Ma dov'è? Vai al Mojito. Ok, a posto. Ciao ragazzi. A ciao Emily. Ciao. Mamma che merda, oh, veramente ragazzi. Che casino. La macchina lì giù, la macchina lì giù. Aia! La macchina lì giù, Cassandra. Sì, lo so, ho visto. Un attimo. Ancora? Su e giù. Vabbè, andiamo. Se si continua così, sta benzina finisce la bomba di benzina, finisce. L'utente si è disconnesso dal... Cassandra, vieni sul radio da me. Diamo questo. Vieni sul radio da me, vieni. Come entri? Grazie. Km, madonna che lunga. Madonna. Wilson, dobbiamo correre. Guarda che solamente i piloti arrivano alle 23:30. Tutte le persone, queste che sono qui, erano lì alle 23. Alle 00, i visitatori, diciamo, quelli che guardano. Comunque, ti dico una cosa. Vieni a radere a me. Se siamo più di 64 per player, ci riesco a crashi il gioco. Ok. La mappa mi fa che la fa crashare con più di 64 player. Oh, Cornelius, ciao. Senti, caro mio Cornelius. Gestisco io la sicurezza e tutto l'aeroporto, va bene? Va bene. A posto? No, vedi, ma io non sarebbe neanche chiamarti. Comunque, ciao. Oh. Tu vieni? No, ciao. Siamo a 69, speriamo che queste 5 persone escano prima dell'evento. I 5 stronzi. I 5 stronzi. Comunque sono in live, quindi
Ah, scusa. No, vabbè, no, 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 non è importante, è uno stronzissimo, che dire, comunque. Tipo la parola con la N o le bestemmie, vita. I punti droga come ha fatto oggi Romulo, tipo... No, no davvero, le tetti. No, in pratica fa... sapete se per caso sporco la bandana posso del casco se mi accettano? Cosa? No, basta che tu ti vesti da pilota, non interessa come sei vestito o la bandana o senza, basta che sembri un pilota. Ce l'ho vestito tutto da pilota. Vabbè. Tutto da pilota, ma non c'ho il casco sulla bandana. Meglio il casco, meglio il casco. La bandana fa... devi prendere il casco. Vabbè, vabbè. Hai tu hai il numero del giudice? Hai il numero del giudice, Cassandra? Oh, ma io non ti sento. No. Non ti sentivo. Volevo attaccare come dire al volante il joystick, ma non lo faccio. Oh, vedi come preferisci tu, guarda. No, non c'ho voglia. Ma... ma no. Ma tu in graduatoria sei superiore a Philip Soprano o no? Cosa? In graduatoria sei superiore a Philip Soprano tu? Non lo so perché. Non c'è una graduatoria. Cioè non avete come noi, tu l'hai vista la nostra graduatoria come è fatta? Sì, ma no, non abbiamo una graduatoria. Noi abbiamo tutti i nostri, diciamo, i nostri gradi rispetto all'anzianità e... Cioè diciamo, le nostre graduatorie vanno da, rispettivamente come grado e anzianità. No, non... come anzianità... Lo so, ci sono più tempo io, ma... Per il resto... E tu l'hai vista con la mia stanza chiamata come personale attivo? Cosa? La stanza su Discord. Ah, ok. Non me la chiamando. Emily. Pronto, Anthony, dimmi. Ma io ho parlato con Mortimer, mi ha detto che lui non ti ha visto proprio. Ma che cazzo ha parlato io? Adesso non lo sei tu, lo devo scoprire io. Ha parlato con quello che parla un po' tutto... Sì. Sì. Ah, viaggio con una Mercedes. Viaggio con una Mercedes. Ah, forse ho capito con chi stai parlando. Una Mercedes molto potente, quelle super forse. Tommy? Ecco, Tommy forse, sì. Tommy? Sì, Tommy, sì. Va bene, poi ci parlo con Tommy. Ciao, vediamo. Ciao. Ok, ho già capito tutto. Sì. Ma non ucciso, mi tira via le armi. Ma guarda. Certo che lui non capisce un cazzo, veramente. Vabbè. Scusa. Sì, però non bisogna tirare via le armi. Ecco, ci hanno portato l'autobus. L'autobus. Ce l'hanno portato veramente, non ci credo. Se l'hai ricordato, Anthony. No, andiamo a salutare Anthony. Andiamo a salutare Anthony. Gli dico ciao, grazie mille. Però un po' più di benzina poteva ben mettercela, eh. Ambrogio. Signor Ambrogio. Love, t'ho tantissimo, Ambrogio, eh. Ti sei ricordato del mio autobus, grazie mille. Cioè, però potresti mettere un po' in più di benzina? Non posso. E quell'altro dov'è? L'altro? Il tizio quello con l'altro? Cosa? Mi scusi, non è che più tardi, alla partenza degli aerei, potremmo avere degli elicotteri? Sì, per andare. La gara sì, magari noi siamo più spesso le più speciali. Sì, abbiamo la certificazione ASU. Un elicottero normale per andare magari a vedere la gara dall'alto, seguire le macchine così. Prendetelo alla centrale, no?
Ma che magari c'è un'auto fuori, non riesco a prenderlo forse. Eh sì, questo è il punto. Nessuno dei due? Lei anche, oh. Va bene, vi procurerò uno Swift. Cos'è uno Swift? Ve lo parcheggio laggiù. Sì, sì, lasciamo. Magari se ne possiamo avere due. Vabbè, lasciamo, non chiedere troppo. Non chiedere troppo. Ma chi è quello con la mano? Vabbè, sì, Brandon. Ok, ci lascia lo Swift, là. Mi scusi? Suo papà dov'è? Il suo cosiddetto papà? Il mio papà? Eccolo, è apparso. Scusi, lei che è apparso sull'ala? Devo salire nell'auto... L'ha messo lei l'autobus? L'ha preparato lei? Oh, grazie mille che si è ricordato, però puoi metterci il pieno, perché è vuoto. Come, scusi? Cioè, puoi metterci il pieno, perché è vuoto. Cioè, il pieno di benzina, mi scusi. No, non c'è la benzina. No, infatti, non esiste? No, no. Ma io la vedevo ancora 25%. No, no, è che oggi è giornata green adesso. Dovessi in poi giornata green. No, oh, puoi vedere, puoi vedere. Ok, grazie mille. Oh, salve, pilota. Salve. Grazie, Ambrogio. No, io l'ho messo laggiù. Oh, che bello, grazie mille, Ambrogio. Faremo. Se riesco, faremo delle riprese perché dall'alto. Sto ridendo, mi scusi. Faremo delle riprese dall'alto, ok? Delle foto. Sì, sì, può. Ok, niente, sto ridendo perché perché sono contenta. Sì, perché sei contenta, immagino. Esatto. Immagino. Immagina, poi. Gli può fare benzina al pulmino? Non ha già fatto, è tutto, è tutto green oggi, giornata green. Salve. Oh, sali Cassandra, ci hanno fatto la benzina. Ma lei è un pilota? Che è il pilota, sì. Ma pilota d'aereo o pilota di macchine? No, ma... Servizio la vetta per l'aeroporto, salite a bordo. Ma no, vabbè, non ci posso vedere, ma sali, ma... Piuttosto vado a piedi, cazzo. Dai, cazzo, vado anch'io. No, a piedi non posso ci vado. Non si può andare a piedi. Aspettate un attimo, aspettate un attimo. Però, ma c'è il capitano che gareggia pure. C'è sceriffo, può togliere la volante da lì, magari proprio indietro. Tanto i veicoli non possono entrare. Niente, guarda come mi incastro. Io sul pulmino dell'accelere non ci vado. Dai, dai, Rambo, sali. Salite, salite. Amore, per favore. Che palle. Dai. Luna, devi salire. Vice sceriffo. Sì. Può spostare l'auto proprio avanti così riesco a fare manovra meglio. Anche se era una dirla. Sì, infatti è messa in mezzo al... No, perché non tanto le auto... infatti no, non devono. Mettila un po' più in su. No, più in su, più in su, così la devo fare meglio. Capito, se mi vieni dietro come faccio a fare manovra adesso? No, fai che tromaccio, fidati. Devo fare un controllino, Icaro. Cioè, ma siamo salve, siamo lo so, io e... passa, grazie. Ma chi c'ha? Ma questo è il pulmino del bus. Ma no, è impossibile questo autobus, mamma mia. Non esiste auto più stupida di questa. E dei piloti voi? No, io sì. Ok, i piloti sono lì, gli altri. I piloti dove? Lì? I piloti possono già lì verso l'aereo, verso il gruppo. Oddio. Aia! Ma... Prego. A posto. Aspetta Wilson, io ti accompagno. Ci vediamo dopo. Sì, sì. Braccio. Sì, amore. Con lì è il nostro elicottero, A dopo. Guarda. Ce ne sono due. Questo no, punto no. Non siamo due. Ah, sì, sì. Tanto è spawnato. Hai visto che è bello che è? Questo qua ci ha messo. E poi... Tu mi segui con quello lì, dai, vai. No. Ma come cazzo? Ma che cazzo ho fatto? Ma che cazzo hai fatto? Eh no, io faccio avanti e indietro, non si può andare a piedi. Ma è retromarcia da lì. È pericoloso. Ma ho capito, ma passa. E lasciare proprio gli spazi di manovra. Dai, cazzo, sta macchina, mettila via dalla minchia, Dio mio. Oh, Maria Santa Vergine, benedetta sia santificato.
Minchia, ma basta andare dietro marci e ti ritrovi già dritto, madonna santa. Salve, c'è il buon sì, la gente qui. Adesso salve, dove ci cerchiamo. Buonasera. E dobbiamo fare un controllino veloce. Le armi non sono ammesse in questo tipo certo, di... Certo, certo, chi ce l'ha? Ma in realtà no. Vabbè, guarda, non possono vabbè fare nulla di male, tanto. Salgo con lei. Sì, sì, se c'è una vetta per l'aeroporto. Io ci tengo alla loro vita in città. Salite sulla bus. Mi dovete bere così, no? Sì, una testa. Certo, certo, vada. Libro, vada pure. Cassandra, sei sempre bellissima. Ma è in alto. Questo, sì, non vi avvicinate. Cassandra, l'ha provata la monkey face? No. No. Vada, vada. Ma che cos'è? La faccio provare io a Cassandra adesso. Ma io non so. Sì, guarda. La faccio provare io la monkey face con il una bella peluria. Ma che sarebbe la monkey face? Prego, prego. Poi te la spiego, Martello. Ma che è? Finanziario? Sì, sì, è una vetta colorata di nel carcere, bello. Sofia. Grazie. Sofia. Ok, andiamo, gli altri fagli aspettare, mi raccomando. Esci in retromarcia. Ma cosa si vince? 300.000 dollari. Signore, c'è qualche pilota a bordo, come pilota delle macchine a bordo? Io sono un pilota. O c'è l'aereo quello nero. L'aereo quello che sta, quello che è partito è l'aereo vostro. No, è partito l'aereo d'oro. Un attimo, Come è partito l'aereo d'oro? Mi scusi, ho ancora un pilota a bordo io qui da portare. No, i piloti tranquilli, faremo più viaggi, okay. Sono troppi piloti. Ecco. Aspettate, piloti, aspettate là, aspettate là, dove c'è quella ringhiera gialla. Faccio finta di non vedere la cima, diciamo. Com'è la cima? Sì, lei è... Druga. Sì. Non è uscita questa, scusa, Yuri, c'è qualcosa? Sì, Wilson è riuscita, la Wilson. No, non l'ho passata, non l'ho passata la cima io. Non gli ho passata la cima io. I semi, poi dopo me li hai dati. Ah, i semi, quindi qua abbiamo... Poi me li hai ridati i semi. No, mi sembra che l'hanno data la festa adesso che c'è. Sì, infatti. Al Mojito. Aspetta, do il coltello. No, nessun problema. Poi te lo ridocca. Mi devi accusare, Yuri. Ricorda quello che abbiamo fatto. Perfetto, puoi andare. Perfetto, grazie. Che c'è? A bordo? Beh, io la sì, sì, servizio, su. Ma non la uso, sono ufficiale. Certo, non vado a sparare. Ciao, bellissima. No. Ma non le conviene, prego. Non le conviene perché poi potrebbero esserci altre ripercussioni. C'è la navetta, esatto. Salite. Però io ci tengo alla cittadinanza. Bravo, bravo. Io il coltello te l'ho dato a Ezio. Allora, sta arrivando sì, qualcuno, quindi aspettiamo ancora altre persone. Va bene, siamo troppo pochi in due per l'autobus. Beh, certo, consumiamo troppo benzina. Ma questa va al penitenziario, come porti? No, all'entro. Prego, di c'è no. Non ditemi che sono già partiti gli aerei. No. Dobbiamo fare anche con l'ispezione. Dove vai? L'ultimo aereo. Allora, l'ultimo aereo parte alle mezzanotte. L'ultimo aereo. Sì. L'ultimo aereo parte a mezzanotte. Ma io sono pilota. I piloti, io. Il tirapugni. Piloti, no, non ti preoccupare, farò più viaggi. Sono troppi piloti, non ci sarà okay. Su aereo. Più che altro non puoi fare azioni illegali, però io ci tengo la cittadinanza, quindi prendo tutte le armi. Prego. Ciao, Dede mia. Buonanotte. Prego. Ma aspetti, la signorina controlla. Sì, prego. Può salire. No, vabbè, ma non è che... Vabbè. Ormai, Cassandra, prima che facevi tutto il giro. Prego. Grazie. Ciao Cassandra. Salve. Io ho fatto il percorsino qua, guarda che bello. Ciao Virginia. Ma infatti... Virginia. L'ho fatta apposta. Partiamo? Ma a posto, partiamo. Direi di sì. Dai, positiva. Prego. La positiva. Tutti a Virginia. Sto mangiando dei salatini per il viaggio. Fai bene. Che non possono andare persone a piedi in aeroporto, solo via autobus. Giusto. Che pericoloso a piedi, riuscite di magari venire preso da un aereo.
Ho visto un po'. Ecco qua. Bastata gente. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Oddio, ma voi... Cazzo te Sony. Scusi gente, ma che cazzo ha combinato? Questo è un percorso personalizzato. Passano solo a solo persone a piedi passano. Ma ho capito, ma come esco? Con quanti modi? No, vabbè, sì, bro. Vola, vola, vai che ci passi. Cassandra, vai troppo a ridere con queste cose, smuttati STS. Smuttati STS. È bellissimo. Vai troppo a ridere con quel coso lì. E è pure sporco di sangue. I veicoli passano da lì. Soprano, ma come ti sei vestito? Cioè, come cammini adesso? Boh, mi ha insegnato a camminare. Ah. Prego, questo è un percorso personale. Buonasera. La sento un po' storta, eh. No, vabbè. Io lo sento proprio. Signor. Mi sente? Sì. Prego. Ah, grazie. C'è un percorso qua per vedere se lei ha bevuto. No, dobbiamo fare un piccolo controllo, un'ispezione, perché le armi sono proibite. Certo. Prego, salga sul bus penitenziario. Grazie. Direttamente in prigione, proprio da tuta, perfetto. Salve. Salve. Facciamo una piccola ispezione qua. Prego. Prego, salga pure sul veicolo. Anche lei, signor? Sì, no, sto cercando di capire se... Soltanto Alve. Per i piloti o anche per gli spettatori? Per tutti. Buon, dai. Allora vado un attimo a depositare che c'ho il pistola d'oro. Vabbè, tanto tu sei morto, ma io non ti controllo, mi fido. Oh, grazie, bello. Ma? Ero un po' bloccato, ho dovuto un attimo passare. Più che altro morto, cioè le azioni illegali non le puoi fare, però io tengo la cittadinanza, quindi tolgo le armi a tutti. Quindi sì o no? Quindi se tu hai una pistola, su cazzi tuoi, vedi di non sparare. Sì, domani c'è l'asta. Poi anche della sicurezza, lui. Vabbè, cioè, vedi arrivare ancora qualcuno? Bene, no. L'asta sta la vita a parte. No, aspetta, vedo qualcuno, aspetta. Vabbè, aspettalo. Ma... non lo facessi una cosa del genere. Aspetta, fermo. Faccio un volo anch'io così poi, dalla città però. Infatti. Ecco, forse questo qua è qualcuno che deve entrare. Vabbè. Aspetta. Ma perché c'è una... ok. Dal percorso personalizzato. Ha visto. Ci ho provato. Dobbiamo fare un piccolo controllo perché le armi sono proibite in questo. Certo, no, domani non ci sono, Greve, vai. Ci sono. E dove vabbè, lasciala a me, Peppi. Sali sul bus. Peppina, lasciala a me, te la ridò. A posto? Devi ricordarti però quanti armi prendi a chi, eh. Buonasera. Invece la vetta gratuita. Vai tra l'aeroporto. Ecco, vai. Okay, vai pure. Ah, beh, no, aspetta, prima facciamo un'ispezione. Magari. Signori e signori, se vi avete da partire. Un attimo. Tre. Prego. Due. Prego, grazie. Uno. E Cosimo mi sa che rimane fuori. Cosimo, aspetta. Buongiorno, benvenuti a bordo, servizio navetta gratuito. Vabbè, non me ne frega il cazzo, vabbè. Se facciamo un incidente. Ecco voi. Wow, è stato il viaggio più lungo e emozionante che abbiamo fatto. Grazie mille.
Arrivederci. Abbiamo detto magari di scendere prima. Oh, Wilson. Quanti controlli? All'entrata sono. Sì, all'entrata, peccato che ce ne sono quattro all'entrata. Ma sono tutte chiuse? Sì. Perché non c'è solo entrato dalla seconda io. Ma guarda che io ho chiuso tutto. Oddio, ma tu... io non ti ho colpito. Personalizzato. Io dai miei occhi non ti ho colpita. Vabbè, però nei tuoi occhi fanno schifo, metti gli occhiali. Porca troia. Minchia, mi stavi venendo addosso pure, Cassandra. Come ti permetti? Infatti, come mi permetto? Ecco, ne facciamo i conti dopo, paghi in natura dopo. Sì, 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 in natura. In natura. Mancanellate in natura. Tu mi mancanellate, no. La Bugatti... Ma Cosimo? Cosimo, boh, non è venuto. Cioè, contro di me no, però non lo so, magari contro Peppina sì. Oh, no, siamo in 63. Sì, siamo infatti. In 63. Maia, i 5 astronauti sono usciti. Ma solo io vedo il mio go-kart sporco di sangue. Mi sei venuto addosso. Col cucate, no? Ovvio. Più o meno. Ti spero. Ma credo inizia la partita. Cioè, però partono. Non è che io voglio dire. Alle mezzanotte è l'ultimo aereo. Minchia. Ma noi ci andiamo in elicottero. Ah, ok. Cioè, chi guida l'elicottero? Io e Cassandra. Meglio Cassandra, meglio Cassandra. Non mi interessa. Confido di Cassandra io. Vabbè, non mi interessa. Io te l'ho solo detto, non è che devi fare entrambe. Sì, bravo entrambe. No, Cassandra è meglio. No, no. In realtà ho visto guidare solo Cassandra, quindi non so come Wilson, però. Contro il signor Pasquale. Pratico? No, ti prego, l'ha detto veramente. Enrico Pasquale praticò. Allison. Pronto? Ciao. Dove sei? Sono sull'isola con i piloti. No, sei già sull'isola. Sono in mezzo ai piloti. Ma tu piloti? Mi hanno fatto salire sull'aereo. Ma no, cazzus. Torna indietro col prossimo aereo. Ci vediamo lassù? No, torna indietro col prossimo aereo. Perché? Ma non torna indietro gli aerei. Sì, torna indietro. Comunque, no, perché volevo invitarti. Vabbè, no, ti vengo a prendere sull'isola. Fatti trovare in un posto decente e vengo a prenderti io. D'accordo, ma... Sorpresa, te e Mark. Va bene. Dico solo che... ho un elicottero tutto per me. Davvero? Sì, quindi... Ti do la posizione appena sono in un posto decente. Seguiamo le macchine dall'alto. Va bene. Ciao. Okay. E da quant'è che parte l'ultimo aereo, Ivan? Vice capitano? Sono a mezzanotte, noi chiudiamo tutto. Vice capitano? L'ho messa più lontana stavolta. Ah, ma soprano, giusto, tu partecipi, cazzo. Mi dispiace. Ah, sei già in una pista. Ok. No, perché visto che eravamo in elicottero. Ok. Allora ci vediamo dall'alto poi. Pip.
Sì, parla al telefono. Sì, tanto non mi risponde, mi sa che non è in città. Filippo, ci vuoi venire in elicottero? E che ne venga a piedi? In elicottero a seguire la gara. E per forza, se non ti faccio. Non so, se volevi seguire la terra. Come la faccio a seguire la terra? Appunto non puoi. Allora? Però i comuni mortali lo fanno. I comuni mortali? Io non sono un comune mortale, io non seguo la plebe. Hai ragione. Ecco, io sono speciale. Ma non mi ha fatto un giro di prova con gli elicotteri. Tu mi ammazzi. Wilson? Hangar si chiede con l'H? Hangar si chiede con l'acqua? Sì. Proprio Hangar. Non sembra stia arrivando più nessuno. Non gira l'annuncio che ho fatto. Comunque, Wilson, andiamo a provare gli elicotteri. Sì, non avete andato ultimamente a parte del 58. Andiamo un attimo. Soprano, tu sali? Wow. Ecco, Cosimo, ce l'ha fatta. Cosimo, ormai sei in ritardo, tutti gli aerei sono partiti. L'ultima era veloce che parte l'ultima vetta, parte adesso, Veloce, veloce. Wilson, poi sei con te, perché io non so dove sia la pista. Sì, sì. Anzi, sì, mi avevi mandato... No, ma te ne devo mandare un'altra. Ah, un'altra? Ma non mi avete mai messo un po' avuto la posizione della cosa più lontana di l'altra. Okay. Comunque circa quella lì, dai. Vedete, alle 58, se ne è 57. Exactly. Poi sali come superare sulla navetta delle persone fighe. Allora mi sa che ti conviene scendere. Cosa vuoi da bere? A voi? No. Cassandra, da bere? Sì, è da bere. Va bene, anche alcolico, tanto non sono in servizio. No, non è alcolico, purtroppo. Vabbè, come purtroppo. Oh, sono il 58, l'ultima volta parte adesso. Forza, non c'è nessuno che vediamo correre verso di noi? No, soprano? Andiamo. Ok. Soprano, sali. Signorine, partiamo adesso. Venite, vai. È vietato. Dai, dobbiamo andare perché avevamo problemi agli occhi. Ah, mi dispiace per voi. Capito. Quindi... Arrivederci, l'ultima volta parte adesso. Come intendi? Aspetta. Ha problemi agli occhi, Cosimo. Chi? Io pure Peppina. Wow. Vabbè, ragazze, io parto. Arrivederci. Cosimo, ciao, sali o no? Vai, Cosimo, vai. Ci vediamo domani, tranquillo. Vai, corri. Sì, ciao. Diglielo tu a Corrado, ok? Ah, sì, ragione. Partiamo. Anzi, no, me ne vado pure io. Madonna, Cosimo, Già, Cosimo, molto spara. Cosimo, decidi, sì. Già, più indeciso di Madonna. Che posso fare? Oh, andiamo tutti in TAC 2. Permessi in su. Cassandra, vieni in TAC 2. Sei entrato nel canale. Sei entrato. Oh, Cassandra, Tara, tieni giù. Vieni in TAC 2. È andato in un altro canale. Sei entrato. Perfetto, anche soprano devi venire in TAC 2. Scendi, stai andando contro quell'edificio là, scendi.
fermo. Vada solo perché c'è il vento. No, scendi. Soprano. Pronto? Cosa mi hai detto esattamente poco fa? Perché non riesco a capire. Comunque adesso arriviamo. Ok. Ciao. Oh, Philips, scendi, porca miseria. Guida lei, punto. Non so guidato più che altro. Appunto, ne sento solo per dare fastidio. Mi devi dare un bacino adesso. Oh, cazzo. Guarda. Aspetta. No. O rubiamo un aereo. No, no. Dai, andiamo. Dove sei? Dove sei? Che perso? C'è un po' di te. Ok, andiamo di là. Come si tira sul carrello? No. Con H? G. Con G. G. Ok, fatto. Dobbiamo salire tanto di quota l'ultima tacchetta, quindi prendiamoci un attimo. Ancora. L'ultima tacchetta dobbiamo salire, quindi... Mamma mia. Ma te lo rompo il cazzo. Oh, madonna che stanchezza. Ora inizialmente non vedrai nulla perché la mappa non ha... Sto voice mode, no, devo fare RP tra poco, quindi inizialmente non la vedrai. No, non ci metteremo anni. Devi sloggare, dirogare. Grave. No, inizialmente non vedremo nulla, quindi... Devo aspettare che carichi la mappa. Dobbiamo danni in live. Dovremo... aspettare che carichi la mappa. Se arriva una chiamata rispondi mentre guidi. Sì, cazzo. Sei un bacino, Cassandra? No. Dico che slash mi baci su. Che cringe. Sì, subito. Cringe. Vabbè, io mi sono abbassato. Adesso mi butto. Ah boh, io spero di riuscire. Banda, sì, slash ban, certo gamer. Ma ha fatto il 7, quindi godo. Non so, uh-huh. Perché non ha scattato lo shit. Comunque è il mio mod, quindi non porta a mancare di rispetto. Non è il tuo mod, è un cretino, io so chi è, non è che sia scusa. No, lo so, chi sa chi è. È Grave. Grave, sì. No, è... Popovski. Ho sbagliato, sì, sbagliato. Se mi permano divento Popovski, se mi licenziano. Io spero sinceramente di vedere la mappa, perché sennò... Lo spero pure io. Mi ha sbagliato. Di quittare, riloggare, ma per non c'è voglia. No, io la vedo la mappa. La vedi già? Devi salire però. Io non la vedo, tu la vedi? Oh, guarda sopra, che lui sopra. Non la vede, Ti sta trollando? Ah sì, infatti. Sopra... No, non esageriamo adesso. Allora, io sto salendo. Chi è che sta guidando? Tu, Cassandra? Non dire che saliamo troppo. Io non la vedo. Neanch'io, però andiamo più avanti. Vai sopra. Oddio, chi è che... Ecco, la vedo. Ecco, la vedo. Oddio. Oddio, no. Mi ci andiamo contro. Aspetta che devo andare dove finisce. Oddio. Mi ci bagliamo, te lo dico io. Torna indietro. Oh, cazzo, minchia, ma io mi faccio tiffare da volta. Torna indietro. Mi ci bagliamo. Aspetta, torna indietro con la fisce. Dove sei? Torna indietro, perché mi ci bagliamo, aspetta. Io la vedevo già da un quarto d'ora. Io no, la vedevo inizio a vedere adesso io. Mi faccio tippare da Zeno, te ve lo dico. No, qui sono qui finita tanto, guarda un attimo. Col cazzo è finita. Secondo te ci bugghiamo? Lo provo, Vabbè, lo provo. Dai, al massimo uccidi qualcuno. Lo provo. Oh, io non no, non ti bughi, non ti bughi, non ti bughi, sali, non ti bughi. Non mi butto io. Sali, non ti bughi.
Che uscirò da pro player. Facciamo droga con lui, con Philip Soprano. È una mappa, Omega, è una mappa dell'evento. Facciamo un evento, una gara, cioè. Sarà una gara con l'evento. Ecco qui però non me la carica, vediamo come me la carica. La mappa di roba. Che merda, guarda qua. Lagga. Ti computerai. No, ma raga, ma che sta caricando la mappa. Mi butto, Oh, ma, tirato l'ultimo. Ce l'ho il paracadute se mi butto. Sta atterrando l'ultimo aereo. Non ce l'hai. Ma come non ce l'ho? Madonna, che stabile è sto aereo. Aspetta, facci... Io sono atterrato a Mopilà perché devo caricare anche delle persone, devo caricare. Però vieni fin qua, guarda dove sono io, qua giù ti mando la posa. Oh cazzo, no, no, dove? Ti mando la posa. No! No, 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 eh? No. E niente, ne ho perso uno. È perma questo. Allison, sali. Pronti? Vuoi che salgo davanti? Vuoi? Aspetta. Dov'è che sei tu? Io sono morto. Non no. Parlo di lei, no, Cassandra. Merda, Mark? Per sbaglio, Mark, banana. Siamo solo io. Ok. Qualcuno che vuoi invitare, di tua amica, amico? Aspetta un attimo. E ancora due posti abbiamo. E c'è un altro elicottero ancora. È stato, ragazzi, però non ho niente. Vedi là, un altro elicottero. Da bere, ce l'avete da bere. La terra più vicino a me, la terra più vicino a me, Cassandra. Vabbè, te lo io da te. Non scendere che vado dall'altro elicottero. E ascoltami una cosa, vuoi vedere la gara dall'alto? Paghi, paghi. Ok, ti mando la posizione, va bene? Aspetta. Come non sei la gara? Vieni qui! Oh, io ho avuto una chiamata persa, chi era? No, non hai preso l'ultimo aereo. Ragazzi, allora bene. Vabbè, vabbè, chiedi di fare una chiamata che ho poteri superiori. Prova, no, aspetta. Mi sono appena arrestato, che cazzo ti chiamo di nuovo? No, non te, parlavo in game. D'accordo, non fa niente, allora come non detto. Ok, ciao ciao. Ciao tesoro. Qualcun altro? No, no, ha detto che non volevi... Mike già è Mike partecipa. Chi? Vai, chi è il capitano, guarda così tanto... Che cazzo ho detto io, Grave di merda? Fermo. Poi, 30 grammi. Vediamo se sei soprano. Cornelius. Sto cercando vita. Morte. Cornelius. Ma un attimo, senti un attimo, mi senti? Sì. Sei alla gara? Meno. Sì o no? Sì, dimmi. Vuoi vederla tipo in diretta sopra le macchine mentre gareggiano? Che? Perché c'ho due elicotteri disponibili per utilizzarli per guardare dall'alto la gara. Sì, lo voglio vedere. Vieni, vieni, sono qui, ti mando la posizione, siamo abbiamo due elicotteri. Con un totale ancora 5 posti. 5 posti in totale abbiamo ancora. Ok, ok. Non portare Massimuccio, per favore. No, ciao. Pilota lui. Perfetto, ciao. Ok, viene anche capitano. Arriva il capitano e sta qui con Maya, ok? Non voglio solo la bere, mangiare. Arriva un fanno. Aspetta, dove sono atterrati gli aerei? Vabbè, tu sei qui sono atterrati, solo che gli hanno despawnati gli aerei. Ah no, vedo le persone. Io non li vedo. Io neanche. Sono di qua. Guarda dove? Seguitemi. No, no, io non scendo. Arrivano loro. Non scende. Ma non... Aspetta, tu vai già via. Niente, no, sto un attimo vedendo... Ah, no. Sono da questo lato di qua, solo che ci sento quel muro del scorso guardo. Va bene, credo. Io non mi vedo. Ma qua c'è la pista, qua c'è la pista, ecco, minchia, quelli mi sa che sono i piloti, cazzo, sono nel lato dei piloti, mi sa, ho sbagliato. E infatti l'altro lato, dietro c'è la strada.
faccio un attimo una figura di merda e dico, ragazzi, ma qua... Che bello, vedremo la gara dall'alto. Sì, guarda, speriamo che non facciamo un saluto alla infatti... città tipo improvviso, però... Io spero ovviamente che non dico non diciamo, non dire fare la città. Attimo solo che... Non posso mettere la posizione della macchina, cioè non c'ho macchina. Sono ovviamente dove sono atterrati gli aerei. Okay, okay, perfetto. Ciao. Buona fortuna. Vabbè. In effetti è vero, non posso metterla, non posso guardare la posizione. Buona fortuna. C'è la capitana, non ho detto perché infatti non posso guardare la posizione, non posso capire, non siamo sulla terraferma. Già. Non c'è, non si può neanche orientare con le strade. Santo, qui ragazzi, solo chi sta in elicottero. Solo chi sta in elicottero nella stanza. Che Cassandra deve comunicare per non andarci contro una controllata. Cassandra. No, sono un po'. Mi sono caduto dall'aereo, sono un po' rintronato. Ma sei. No, 50 fps sei. Vanno benissimo, raga. Sei. E intanto do una buona fortuna ai piloti. Sei. Icaro, ci vuoi venire in elicottero? Ma io sto gareggio. Buona fortuna. Icaro. Se vinci te. Ecco il capitano, mi sa che è lui. Niente, non succede niente. Buona fortuna. Soprano. Buona fortuna. Ehi. Io il capitano. Sono caduto dall'aereo. Eccoci. Eccoci, salite. Qual è? Questo qui. Vicino sugli spalti, sì. E anche l'altro, però l'altro vediamo se c'è altra gente. Avete persone che conoscete? No, non c'è nessun altro, siamo solo noi due. No, ce l'ho, grazie. Perfetto. Mi scrivo un messaggio. Mi raccomando, non permette il pulsantino F sul vostro sedile. D'accordo. Capitano. Ciao, Ellie. Scendo un secondo per una foto. Maya. Che bello. Poi lo vediamo da là. Tony? By the way. Aia. Sì, sono caduto da lei. Sono scivolato. Vabbè, ho capito, Cassandra, andiamo nel tacculo, va. Sei entrato. Allacciate le cinture e benvenuti a bordo sulla Flying Bravo. Flying Bravo. Dov'è l'altro elicottero? Cassandra, vieni da Cuno. Un attimo, mi chiamo Cassandra da Cuno. Vabbè, intanto non c'è benzina, quindi non c'è pericolo di finirla. Se qualcuno mi passasse da bere sarei più felice, però magari avrei bisogno di un po' di sete. Grazie. Di niente. Saremo gli unici 5 a vedere la gara dall'alto. Bene. E più chi segue la mia trasmissione è della bodycam. Comunque tu che hai poteri forti in radio, puoi spostare tra Cassandra da me un attimo. Thanks. Niente. Capito dove l'altro elicottero io. No, ma ne trovo qualcuno. No, spero. Non me. Per fortuna. Aspetta un attimo. Adesso togli le manette e metti le manette. Perfetto, ferma. Oh, chi è questo? Chi è? Magari vuole salire. Ok, posso. Ah, ma veramente, finché non ha manetti in me non ha nessun problema. No. Chi è questa? Che ne so. Andiamo a vedere.
Carmen! Emily? Sentirà mai? No. Emily? Attenzione. Opla. Dimmi. No, niente. Il posto è un finito, la mettiamo. Nell'altro elicottero? La vedrò di spalti, che ti devo dire. Niente, era la... Non capisce i miei cenni. La chiamo. Questa era l'SPD. La sparo la carabina. Ma tu c'hai la porta, è vero? Questa qua... Ma gareggia, mi sa. No, non gareggia. No. Non c'era abbastanza benzina, strozzo. Non c'è solo benzina oggi. Oggi è Green Day. Ah, ecco, ho capito. Oggi Green Day. Come ha detto il signor Grand Anthony, quello di quello bianco ma nero. Non si capisce ora, magari ne attacco a lei. Schiantarmi. Non mi uccido, non mi uccido, non oggi. Carmen, sì? Sono dietro di te. Yeah. Vuoi fare un giro dall'alto e vedere la gara dall'alto? Sì, dai. No, questo è pieno, devi andare giù in fondo dove sei corsa. Ok. C'è un altro elicottero. Va bene. Cassandra, portati su TS. Arriva una persona da te adesso. Sei giù in fondo, vero, quell'elicottero? Sì, aspetta, mi avvicino io da lei. Vieni qui giù, completamente dall'altra parte solo. Alzati, scorri tutte le tribune. Sono giù in fondo. Ok. E mi vedi qua giù, vedi? A terra dietro di me. Ma guarda che persona buona sono io per poter inventarmi queste cose per i miei amici. Cassandra! Madonna! Occhio, dietro! Ecco, e niente. No! Bene. Grande. No, funziona ancora. No, non sì, si alza più. Come vuoi che funzioni? Vabbè, chiamiamo di loro. Chiamo, muoviti. Un attimo, mannaggia. Madonna. Ora che vedete se sono lì, magari. Mio Dio, scusate. Un attimo, chiama. Carlo. Chiama quello che sta guidando lì la macchina, chiamalo. Chi devo chiamare? L'organizzatore, chiamalo per favore. Organizzatore, la ci penso io. Sopra una persona elicottero. No, e niente, no, veramente. L'uomo io non lo distruggo. È un caro funebre quello. Oh, Man in Black. Cos'è questa? Man in Black. No, Carlo. Chiamalo. Oh, guarda che macchina che m'hanno dato. Chiamalo, cazzo. Ma che chiamalo? Per favore, chiama. Dì che Icaro si vuole parlare, mo. Man in Black. Oh. Carlo, porca di... Carlo, cazzo, ci serve. Non sento un secondo. Ha rotto la palla del dietro dell'elicottero, Man in Black. Che vuole? Mi chiamo Morgan, dimmi. Vabbè, Morgan ha rotto la pala dietro dell'elicottero, non è che c'è un sistema. Ora io vado, su. Grazie. Un attimo, prima di... Mamma mia, Carlo. Devi imparare a capire le cose decenti, di cose... Ma che macchina... Aia! Ma che cazzo si è trasformato l'uomo? Io credo che si vince da... No! Ma che cavolo... Che macchina è? Allora,
Mai. Il premio più mio bacetto. Un premio per il suo bacetto, va bene. Vai Carlo, capitano, cose nuove. Ti posso regalare il bacetto, vero? Vabbè, a castello! No! L'auto a castello. L'uomo con la testa, capelli alzata, diversamente etero. Togli la maschera, grazie. Diversamente etero. Panterone. Dimmi. Ecco. No, niente, niente. Prego, prego. Cioè, proietti meno, se te ne ho rubinato l'altro l'elicottero. Ma che rubi? Mi sto solo esercitando. Non ora. Non è rubare. Men in Black, prendo venga, io. Venga. È un usufrutto positivo. 11:28 se ha bisogno. Un usufrutto positivo, ecco. No. Ma che cazzo? Oh, mio Dio. Puoi ripararcela che ci vuole. Sono tornato. Molto problema. Non mi fa entrare. Ma... Come no? Sono andato poco fa, sono entrato. Ecco. Grazie mille, perché senza ruota dietro non... Vi venga a prendere, vi venga no. A prendere un attimo. Senza ruota dietro non fa... Si alza! No, è rotta la... no, è rotta, la vedo rotta, non c'è io. Non la vedo io la ruota dietro. Ma se ne cotto... Se no ce ne dai in alto. Oh, ma vabbè, perché devi senzarsi? No, se ne va via? No, no. No. Vabbè, se lui si alza, ci alziamo pure noi. No? Eh? Occhio l'altro! Madonna, no, ma l'ha mollato. E niente. Vabbè, io ti ammazzo. Non è. Come fai? Allora, me ne vedo un altro. Sì, grazie. L'altro l'ho visto cadere male. Prendo l'oro. Sì, l'ho buttato. L'ho buttato. Oh, che bello bianco. Io ti ammazzo. Grazie. Prego. Ma non è vero, non mi fa stare in tasca. Mi ti ammazzo! No, vai avanti. No, Madonna, okay, la... okay. No, di Maya, Madonna, l'ho vista passare vicino all'elica. Mamma mia. Eccomi, pronti? Yeah. Perfetto. Aspetta, che icone. No, occhio l'elica. Madonna, l'elica. 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 Occhio l'elica. La posso toccare? No. 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 Mio. No, si fermi. Non la posso toccare. No. Si fermi. No, si fermi. State a guardare lo spettacolo. Sì, dalla. No, non sono partite. Quello che è contro bianco sono io. No. Ah, ok, quello bianco. No, quello nero. No. Cattivo. Cattivo sì. Io sono la macchina gialla e rossa. Attimo, ti guardiamo dall'alto. Nell'alto elicottero, Carmen. L'altro... No, ma soprano. Soprano. No, soprano. Soprano quel ritardato lì che... Eccolo, eccolo. Occhio. Il carello, il carello, il carello, il carello, il carello, il carello, il carello. Vabbè, non ci posso credere. Il carrello. Il carrello. Ma il carrello. Madonna, che scemo quell'uomo lì. Ma secondo voi ci sarà qualcuno in giro per la città? Ma non penso proprio. Ok, dai, se facciamo un giro di prova, pronti? Cassandra, dove sei? Sono in piena, me ne andiamo. Ok. Appena partono, le seguiamo. Ma da che parte vanno? Quella di ieri, giusto? La direzione di ieri? Che ne so, ieri ho... Ah, sì, infatti, adesso partono, guarda, adesso partono.
Spero ovviamente di non chiudere gli occhi mentre volo. No, per favore. Al massimo tu prendi allora Alison, in caso al massimo Alison, tu passa, sì, al mio posto di guida. Ok, in caso dovessi chiudere gli occhi, passa subito al posto di guida. Forse era il caso che veniva quel capitano, allora. Cosa devo fare? Io non ho idea. E niente. Non succede niente, quindi tutti calmi. Okay, tiriamo via il carrello. A posto, tirato su. Qualcuno, se vuoi, riesce a magari a fare delle foto? Foto, Che pensi me? Allora, Cassandra, smutali su TS perché non coordinarti senza sbatterci. Non sì, sì, certo. Che seguiamo la safety car o seguiamo un po' il tiro a metà? La safety, tutti seguono la safety. No, io dico a metà andremo un po'. Vedi un po'. Vediamo il tenente che auto è. Tenente, su che auto sei? Tenente, su che auto sei? Che ti spiamo dall'altro. Rip. Tenente, chiuso gli occhi. Niente. Quella ferma in mezzo alla strada. Emily, Mike è quello verde. Primo. Lo vedi? In seconda primo. Fila? Primo. Il secondo, non il primo. Vabbè, il primo è la safety car. È giusto, hai ragione. È il primo, È lui, Mike. Ottimo. Ma stai riuscendo con Mike? Aspetta però, c'è diciamo verde. Che ci... Diciamo che vuole uscire con me stasera. Stasera dopo sei il primo della fila, te l'ho visto, ti seguiamo. Stasera dopo il circuito, se c'è ancora tempo magari. Ok, io ho problemi di vista, oddio, che da... ok, va bene, Aspetta. Non so come da dare, poi c'è quello dietro che mi continua a colpire. Mamma mia, sta terra caricherà. Attenzione a non stare troppo bassa. Sì, sì, vi vediamo un palo magari. Tanto, ma vanno dritti, giusto? No, i pali no. No, 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 vanno dritti, giusto? Fanno il giro più lungo. Esatto. Sì, dovrebbero. Allora, io per un attimo, no, faccio una cosa. Chiudo i droni, perché sennò non ce la faccio. Ragazzi, vi ringrazio per la live. E ci vediamo, perché non posso stare. Faccia. Ciao a tutti. Se volete andare a vedere... Ma aspetta, ma questa qua è una pista famosa? L'ho già vista da qualche parte, questa pista, io. Oddio.